Sindaco Nino Lombardi, il sindaco di Faicchio e vicepresidente della provincia. Recovery Fund, quindi un appuntamento importantissimo per questa provincia, un progetto e un'organizzazione da lei appunto organizzata con delle finalità importanti per un territorio che attende sicuramente con questa occasione un rilancio importante, concreto. Sì, è il territorio che aspetta delle risposte. In riferimento anche a questa emergenza sanitaria, che un'emergenza inevitabilmente incide sotto l'aspetto sociale, economico, ha toccato il nostro tessuto produttivo. E tutta quella che è la programmazione del recovery dell'agenda 2021-2027 richiama una sorta di sinergia di rete tra il territorio. Non a caso ci riconduciamo al CIS, al contratto istituzionale di sviluppo. È un sistema proprio che accelera quella che è la pianificazione e la programmazione per candidarci a queste grandi opportunità del recovery dell'Agenda 2027. Secondo una sua scala di importanza di progettazione, un territorio come quello della provincia di Benevento, da che cosa dovrebbe partire come prima idea, prima opera, prima proposta? Ma guarda, più che scegliere, diciamo che è stato il recovery nella pianificazione come l'agenda a fissare delle priorità, delle direttrici di sviluppo. Nel caso delle nostre aree interne, ha privilegiato, proprio per colmare una criticità, i borghi, il turismo, la pianificazione, l'emergenza sanitaria, le grandi infrastrutture. Le infrastrutture rappresentano, credo, la direttrice principale per lo sviluppo del nostro territorio. In una prima fase c'è stato un incontro tra un gruppo ristretto di comuni della provincia di Benevento, dopodiché è seguita questa sua iniziativa che ha coinvolto un numero concreto di sindaci della provincia di Benevento, oltre alle istituzioni extracomunali, quindi anche la presenza della Regione Campania. All'ultimo minuto c'è stata anche la partecipazione quasi globale anche di questi comuni che si erano astenuti, questi sette comuni, quindi cinque di questi sette comuni. Qual è l'appello che lei rivolge a questi amministratori? Non è la coesione l'elemento fondamentale per poter far decollare concretamente questi sostegni economici determinanti per la provincia? Lo richiama il recovery, lo richiama l'agenda 21-27, la sinergia, il sistema, rispettosi degli accordi di tutti nell'autonomia, ma la missione è diversa e poi lo spirito di unione ci deve essere da parte di tutti proprio per l'obiettivo che dobbiamo cogliere e se dobbiamo cogliere attraverso un sistema che è stato definito dal contratto istituzionale. Questo sistema deve essere tradotto in uno strumento di pianificazione per cogliere l'importanza dei fondi del recovery e dell'agenda 2127. Lei è ottimista? Bisogna essere ottimisti perché queste sono le grandi opportunità che bisogna cogliere in questo momento, in modo particolare per le nostre aree interne. Dicevo, non sono i 20 comuni a rendere gioiosa la serata o l'incontro, è il senso di responsabilità dei sindaci che rappresentano le comunità e il territorio. E sin da adesso, l'ho detto anche in qualche dichiarazione qualche giorno fa, che noi dobbiamo essere aggregativi e aperti anche nei confronti di chi già ha firmato un accordo di programma, perché non si può prescindere in un'area come la nostra, considerando la vocazione ambientale, turistica, il tessuto artigianale, produttivo, ecco, il turismo termale del comune di Telese come le eccellenze degli altri comuni. Questo deve essere, credo, da parte di noi istituzione, insieme all'istituzione sovraccomunale, che stanno a rafforzare proprio la proposta per renderla credibile e forte proprio nelle sedi di decisione. Un progetto importante, un'occasione straordinaria per una provincia che ha bisogno di un rilancio concreto dell'economia, del turismo. Non ritiene che questa possa essere un'occasione per un tavolo permanente, quindi per un'aggregazione vera tra le amministrazioni locali, per fare in modo tale che questa provincia abbia veramente un'occasione irripetibile? Ma secondo me sì, come anche altrove, cioè nel senso che bisogna scoprire realtà locali e
e attraverso la chimica delle realtà locali determinare condizioni, una ripresa attraverso progetti che sia in grado di garantire una forma di rispetto per le aree che noi rappresentiamo. Al tempo stesso un'idea evolutiva che porti a maggiore dinamismo all'interno dell'economia delle nostre realtà. Italo Permendi fa una cosa giusta, ha fatto bene il sindaco di Faicchio a chiamare tutti a raccolta, invitarci reciprocamente a spendere qualcosa in più per quanto riguarda il deposito rispetto a questo recovery fund. Questa è la grande occasione che fu quella del dopoguerra, se riusciamo a sfruttarla bene altrimenti rischiamo di essere in sonno permanente. Però insomma, se si discute in serenità, se ci aiuta anche il governo nazionale e quello regionale, credo si possa produrre uno sforzo notevole. Quale ritiene che possa essere necessaria come priorità per questo territorio che lei chiaramente conosce benissimo? Quale potrebbe essere ad esempio i trasporti o che cos'altro? Beh, ovvio che rompere la cristallizzazione della mobilità sia su ferro che su gomma è fondamentale, perché attraverso questa opportunità che si crea la gente viene o non viene, quindi se fa fatica e non trova la qualità di servizi necessari, perché deve venire? Sceglie altre mete, altre realtà dove andare a condurre la propria esperienza di vita o magari piccoli porzioni di esperienza di vita. Questo è fondamentale, dopodiché bisogna creare questa rete che crea digitalizzazione, servizi che siano efficienti, perché è vero che tu lasci magari volentieri Milano, le grandi metropoli per venire, ma se non trovi il giusto, il necessario, evidentemente ci stai per un po', dopodiché vai via. L'ultima battuta a proposito proprio della coesione: è partita una iniziativa con un numero ristretto di sindaci un paio di mesi fa, adesso all'ultimo minuto in questo incontro organizzato dal vicepresidente Lombardi si sono aggregati altri comuni. Qual è l'appello come sindaco del capoluogo di provincia che lei rivolge agli altri appunto per trovare una omogeneità di vedute? Ma questo, come dice, a differenza di quello che recitava il mio amico Arbore, meno siamo e meglio stiamo. Qua più siamo e al di là delle distinzioni, diciamo che non debbono esserci barriere ideologiche, da questo punto di vista dobbiamo tutti rappresentare ed essere riferimento al nostro territorio, che ha un elemento fondamentale in caduta negativa: la demografia. Pochi figli, la gente va via, ci spopoliamo, noi altre aree interne dell'intero mezzogiorno, ma in genere in tutta quanta Italia. Questa è una cosa drammatica, bisogna tentare di eliminare da subito, incentivando a fare figli, incentivando a creare condizioni per cui la gente possa restare qua. È ottimista? Ma abbastanza. Recovery fund per un territorio come la provincia del Sannio che ha bisogno di un rilancio concreto. Lei è assessore regionale al turismo da poco, conosce anche molto bene il territorio. Quale pensa che sia la base di partenza proprio per dare un rilancio concreto di qualità a questa provincia? La base concreta è quella di cui parliamo oggi, l'incontro tra le amministrazioni, una grande intesa istituzionale che faccia vivere questi territori attraverso le reti, attraverso un partenariato ampio che coinvolga anche i privati. L'obiettivo è quello di intercettare quelle che sono le opportunità e le risorse dei territori. Qui noi ne abbiamo tante, tutta la logica di filiera turistica che si muove dal 2020 in poi è totalmente diversa da quella degli anni precedenti, una logica che va verso le aree interne, va verso i borghi, va verso il turismo lento, il turismo attivo. In questo noi, grazie anche alla enogastronomia, alle risorse culturali e al naturalismo stesso, abbiamo delle enormi opportunità. Non dobbiamo coglierle, ma è necessario che i territori facciano rete tra loro, superino i distanziamenti ideologici e si avvicinino gli uni agli altri. Non crede che proprio in questa fase sia necessario un tavolo permanente in modo tale che appunto gli amministratori riescano un attimo a rincontrarsi più spesso, anche per creare omogeneità in un momento in cui probabilmente anche le dissonanze politiche potrebbero bloccare dei progetti così importanti? Sicuramente sì, un tavolo permanente, ma anche un tavolo che consenta ai territori di ragionare con l'imprenditoria, con le associazioni, con i portatori di interesse che sono molto, molto ampi. Il tavolo permanente lo auspico. Io, nei limiti delle mie possibilità e delle mie competenze, come delegato del Presidente della Giunta regionale, sicuramente lo sosterrò. I suoi primi mesi di mandato come assessore regionale al turismo, come sono andati e come andranno, soprattutto per una ripresa che si attende consistente? I primi mesi sono stati duri, molto duri. Abbiamo vissuto un periodo così difficile, seconda e terza ondata di Covid,
adesso sembra che ne stiamo uscendo, quindi la ripartenza nasce da questa fuoriuscita dall'emergenza. Ha fatto bene il Presidente a tirar dietro attraverso il Covid free delle isole, a tirar dietro tutta la regione Campania, è stato imitato dopo essere stato criticato. Grazie, Sesso, buon lavoro. L'occasione del Recovery Fund, quindi una possibilità per un concreto rilancio di un territorio che ha bisogno di una spinta, soprattutto per un turismo che ha sofferto maggiormente come settore in questo anno e mezzo di pandemia. Che cosa lei si auspica e soprattutto che cosa si attende, quale progettualità iniziale per poter dare un concreto immediato rilancio al settore, soprattutto turistico? Allora, sicuramente questo è un momento propizio perché sicuramente la pandemia ci ha dimostrato che le aree interne e in questo caso il nostro Matese, il Sannio, sono al centro dell'attenzione di un turismo tra virgolette anche di massa, se vogliamo, perché molti vogliono e sentono il desiderio di riscoprire le aree interne, ma soprattutto di riscoprire anche il piacere di stare in luoghi incontaminati come questi. È chiaro che la programmazione comunitaria ci dà un'opportunità, è un'opportunità ghiotta se si pensa alle risorse disponibili, ma è un'opportunità che oggi deve essere utilizzata secondo me dagli amministratori locali, in questo caso anche dal Parco Regionale del Matese che come sapete sta per diventare nazionale, per fare una grande campagna di ascolto del territorio. Cosa significa? Dobbiamo sederci più spesso attorno ad un tavolo e quindi plaudo a questa occasione, a questo incontro organizzato dal Comune di Faicchio. Perché? Perché è necessario che i sindaci, che sono ovviamente i portatori di interesse delle loro comunità, possano esprimere e mettere al centro quelle che sono le necessità dei territori. Quindi lei è d'accordo anche con quello che ho chiesto agli altri ospiti, ci sarebbe la necessità di un tavolo permanente in modo tale che ci sia un'omogeneità di vedute e una partecipazione collettiva? Mi viene in mente la prima cosa che dissi quando fui nominato presidente del Parco del Matese, far decollare definitivamente in maniera omogenea il turismo matesino. Sono passati 3 anni, non vorrei ripetermi, però penso che questa sia una grande opportunità. Il tavolo permanente, il focus deve essere ovviamente stabile, però è chiaro che noi abbiamo la necessità poi anche di combattere con quelle che sono le problematiche quotidiane. Allora è necessario fare l'elenco di quelli che sono gli obiettivi, condividerli con la cittadinanza e quindi in qualche modo sottoscrivere un patto con i cittadini di questo territorio e chiedere a loro cosa volete. Cosa volete essere? Ultima battuta, una esigenza prioritaria proprio del Parco Regionale del Matese, che poi è una realtà splendida e forse molto trascurata e poco comunicata al grande pubblico. Diciamo che quello che noi ci auguriamo è che in questi 3 anni abbiamo messo al centro per la prima volta i cittadini, le associazioni, le istanze del territorio. Ci auguriamo possa essere il leitmotiv di una programmazione costante del nascituro Parco Nazionale e soprattutto che in questi 3 anni ho cercato in qualche modo di comunicare che il parco non è un vincolo, non è un ostacolo, ma deve essere, diciamo, un'occasione di compartecipazione da parte del territorio. Da dove pensa che si debba iniziare per dare modo alla provincia di Benevento di decollare con un'occasione del Recovery Fund, che probabilmente è un'occasione strategica anche proprio in termini economici e di indotto del turismo, che forse è la soluzione più importante in questo momento? Allora, io parto da un presupposto che la resilienza e il piano di ripresa e di resilienza non sarà uguale per tutti, ma sarà diseguale. Per quale motivo? Però delle cifre, nella Next Generation, cioè il piano di Recovery Fund che è stato mandato a Roma e quindi in Europa, su 17 miliardi e 200 milioni di euro, 163 euro e 56 centesimi, arriva sul Benevento soltanto 21 milioni. 21 milioni per rifare una stazione, un punto stazionale all'interno del territorio ASI. È una visione che vede completamente escluso il territorio di Benevento e la provincia sannita. O forse perché siamo una piccola provincia di 250.000 persone, quindi non contiamo molto ai fini del fare politica. Oggi noi, questa è la prima occasione per cui noi possiamo dire e indicare qual è la strada. Che cosa il Sannio chiede, partendo da un presupposto, va bene, che è vero che si parla di resilienza, ma resilienza in ecologia, poi lo dirò, significa ritorno alla normalità dopo una perturbazione.
nelle nostre zone, va bene, dopo quando sarà passata la pandemia non ci sarà residenza, perché questo tipo di, diciamo, di effetti collaterali della pandemia si vanno a instaurare su un disagio economico-sociale che è inveterato, che è durato negli anni. Perché secondo lei c'è stato questo ritardo così importante in provincia di Benevento e, come ho chiesto agli altri ospiti, non ritiene che sia importante un tavolo permanente tra gli amministratori comunali e i rappresentanti come lei delle istituzioni regionali? Ma il Sannio non potrà mai decollare, perché scontiamo un disagio economico-sociale, una mancanza di infrastrutture materiali e immateriali che investono sia il sistema viario ma soprattutto anche per quanto riguarda il turismo. Cioè è assurdo che Benevento-Napoli ci voglia un'ora e mezzo, due ore, quindi siamo al di fuori dei flussi turistici. Manca una volontà da parte della regione, che definirei matrigna, io faccio parte della compagine governativa, va bene, una regione che definisco matrigna perché ha messo da parte le ragioni del Sannio, che è stato dimenticato. L'ultima grande schiaffo che ci è stato dato è la stazione alta velocità, alta capacità Napoli-Bari, dove hanno cancellato un percorso storico dove si poteva andare a transitare tranquillamente, inventandosi una stazione Flumeri vicino ad Avellino, quindi bypassando la città di Benevento, e dandogli un nome perché Flumeri non la conosce nessuno, hanno messo il nome Irpinia. Quindi un tavolo permanente ok? Sì, certamente, un tavolo permanente ok. Abbiamo tutta una serie di iniziative già pronte, con una progettualità già certa, va bene, cantierabili, che potrebbero essere inserite all'interno di questa Next Generation, o meglio ancora Recovery Plan. Non mi piace il Recovery Plan, lo dico sinceramente, perché mi sembra pregiarci... Come lo vuole chiamare? Recovery Sannio? Recovery Sannio, nel senso, proprio per tutte quelle precarietà e quelle ferite che tieni, il Recovery Sannio sarebbe la cosa. Con questa tipologia di intervento sicuramente il Sannio ha perso e perderà, vabbè, l'unico treno che ci permette di rivoluzionare il territorio da un punto di vista sociale, economico, da un punto di vista ambientale. Un'occasione questa di rilancio per il territorio sannita, partito da un'iniziativa ristretta e che si è estesa grazie a questa iniziativa del sindaco di Faicchio, vicepresidente Lombardi. Lei è ottimista sui progetti, sulle proposte, soprattutto quale pensa che siano gli elementi fondamentali per una ripartenza concreta, approfittando di questo recovery fund? Cioè, quali sono secondo lei le finalità prioritarie in questo momento per la provincia? Le prime cose da fare, dai trasporti a... Ma io ritengo, sono abbastanza ottimista, perché oggi ci troviamo in una situazione positiva, perché siamo all'inizio di una programmazione sia del Recovery Fund che dell'agenda 2021-2027. Quindi sta tutto alla capacità nostra di creare quella sinergia, quella condivisione e quella visione strategica per mettere insieme progettualità concrete per rilanciare il nostro Sannio. Io ritengo che noi dobbiamo partire sicuramente dai collegamenti, da un cambio culturale. Dobbiamo partire dalle infrastrutture telematiche, perché uno dei grandi gap sono proprio questi, cioè le infrastrutture telematiche. C'è tanto sicuramente da fare, questo si può fare se siamo uniti, se andiamo avanti con questo modello, cioè mettere tutte le amministrazioni intorno a un tavolo, confrontarci e non avere divisione. Noi dobbiamo ragionare con un unico obiettivo, che è quella dell'inversione di tendenza dello spopolamento della provincia di Benevento. Ho chiesto anche agli altri ospiti di questa giornata se non sia il caso di creare un tavolo permanente, quindi una costituzione di un gruppo che possa non solo estendersi ma riunirsi molto più frequentemente per arrivare magari a raggiungere gli obiettivi prefissati dal Recovery Fund. Sì, veramente noi in provincia già abbiamo un percorso istituito già da un anno, dove abbiamo ascoltato i vari sindaci, le associazioni, cioè stiamo facendo già un percorso dove già c'è una cabina di regia e un personale che sta lavorando, perché fare un progetto condiviso in questo momento, visto anche la tempistica, non è proprio semplice, perché per arrivare a progetti condivisi c'è bisogno di un percorso di confronto e di analisi. Noi questo lo stiamo facendo e sono abbastanza fiducioso, perché stiamo già al traguardo, perché questo è un percorso che la provincia di Benevento lo ha iniziato già un anno fa, quando non si parlava né di Recovery Fund né di
diciamo, altri fondi. Cioè abbiamo avuto un po' come provincia un po' la visione, quanto personalmente l'ho avuta, con la strategia nazionale all'interno, che oggi siamo arrivati finalmente all'approvazione del 2014. Quindi la nostra lungimiranza, insieme a tutti gli altri sindaci, sicuramente darà risultato al nostro territorio sannita. Lei è ottimista? Sì, sono molto ottimista. Ringrazio tutti, in modo particolare i sindaci, per questa condivisione. Prego loro di prendere posto. Gli ex, sicuramente, con l'augurio di ritornare presto tra di noi. Ringrazio un po' tutti, la presenza anche dei rappresentanti degli enti sovraccomunali, il presidente della comunità montana del Titerno, il presidente della provincia che sta per arrivare, il presidente del parco regionale del Matese, il consigliere regionale Gino Abate, l'assessore al turismo Felice Casucci e il nostro caro Clemente Mastella, che sta qua a rafforzare questa sorta di iniziativa, che non è iniziativa ma ce lo richiama il recovery, ce lo richiama l'agenda 21-27, che è il nostro comune capoluogo. A questo tavolo, e io ringrazio per la sensibilità di ognuno, non è oggi l'addizione di sindaci per contare i posti a un tavolo, ma è il senso di responsabilità istituzionale rispetto a quello che ci impone la grande opportunità del recovery dell'agenda 21-27. È l'occasione anche per salutare il direttore del Teatro Romano, la stampa, anche Gino, ti ringrazio perché stai qua con noi, e tutti gli amministratori che accompagnano i sindaci o i delegati che questa sera vogliono condividere con noi questa iniziativa. È anche la conseguenza di una fase emergenziale, che come tutte le emergenze, poi quelle di carattere sanitario, incidono sempre anche sul dato economico e sociale, e sicuramente ha toccato il nostro tessuto produttivo, e che forse la sofferenza del nostro tessuto, delle nostre aree, mai nella storia credo che abbiamo potuto registrare questo dato. E se c'è questo grande lavoro istituzionale, prima europeo, poi nazionale, poi regionale, per far sì che ci fanno leggere questa grande programmazione del recovery dell'agenda 21-27, richiama a che cosa? Non più la singola iniziativa, noi dobbiamo difendere l'identità di un nostro singolo comune, per la tradizione e il valore, però in questa circostanza siamo chiamati ad altro. E il contratto istituzionale di sviluppo, giusto per ricordarlo a me, ricordarlo un po' a tutti, è lo strumento proprio per accelerare la realizzazione di progetti strategici per la valorizzazione del nostro territorio. Quindi non è che stiamo a fare un accordo di programma, è un accordo istituzionale, e questo contratto istituzionale poi che si riconduce a quelle che sono le direttrici di sviluppo, che è l'espressione e la vocazione del nostro territorio. Lo è il turismo, sono i borghi, la valorizzazione della montagna, l'ambiente, le grandi infrastrutture, la sanità. Sono tutte queste cose che ci richiamano a che cosa? A stasera a siglare un accordo istituzionale. E io voglio permettere, perché forse per troppo tempo, lo dico a me, lo dico a noi, a Clemente e chi siede al tavolo, ogni sorta di programmazione poi a noi che rappresentiamo il territorio l'abbiamo un po' subita. Non abbiamo mai partecipato alla stesura di una pianificazione, non sempre si è risposto a quelle che sono le criticità del nostro territorio. Io la proposta che voglio fare, questa intesa istituzionale, che inevitabilmente deve essere aperta anche a comuni che prima di noi hanno firmato anche un accordo di programma, perché noi guardiamo, voglio dire, in maniera obiettiva, e non stiamo qua a stilare un cartellone politico partitico, voglio dire, questo qua non ci appartiene. È inevitabile che un sistema di Terno, Valle Telesina, Valle Vitulanese non può prescindere da quella che è la vocazione che conservano gli altri comuni, vuoi il turismo termale di Telese o eccellenza degli altri comuni. Quindi io credo che il senso di responsabilità, poi voglio dire, tutti riusciamo
a ritrovare quella giusta serenità politica e istituzionale per far sì che si possano mettere insieme i due sistemi e arrivare all'intesa istituzionale. Questa è una grande opportunità, ne parleranno chi, voglio dire, più di noi un poco ha partecipato, parteciperà alla stesura. Noi a livello provinciale abbiamo definito questo contratto istituzionale, si definisce in sistema, il sistema mette insieme questi comuni e questo territorio, non è la scelta di un sindaco oppure, voglio dire, di una parte politica, è il sistema che ha circoscritto e definito un'area territoriale. Quindi questa deve essere la nostra grande opportunità, io ringrazio un po' tutti quanti voi. Invito i sindaci, forse anche in maniera breve, chi vuole intervenire per dare un contributo, però la mia proposta vuole essere questo. Mi incrocio prima con Rossano perché abbiamo avuto modo di parlarne, ma con tutti quanti gli altri. Noi vogliamo, non vogliamo che un domani il recovero, l'agenda 21-27 che sta delineando le direttrici di sviluppo che si tramutano poi in risorse, l'intercettazione non deve essere, secondo me, delegata, come è successo per tanto tempo, all'apparato, ai grandi istituti, no. Io propongo di fare una cabina di regia, un coordinamento istituzionale rappresentato dai sindaci. Devono essere, non c'è un capofila, non c'è un direttore d'orchestra, anzi c'è una condivisione, voglio dire, di uno spartito musicale, semmai. Quindi il tutto deve essere tramutato in una cabina di regia, un coordinamento istituzionale dove i sindaci, espressione del territorio, rispetto a quelle che sono le direttrici di sviluppo, portano le proprie proposte, creiamo questo grande contenitore di proposte, di idee, di pianificazione, di progettazione. È il modo per condividere un percorso. Nessuno si deve sentire in piccolo imperatore di una iniziativa, ma noi che rappresentiamo il territorio, e devo dire forse siamo un po' gli ultimi a fronteggiare le istanze in un momento di emergenza ancora peggio, ma se lo facciamo è perché alla fine, voglio dire, ogni sindaco con questa esperienza fa un'esperienza umana straordinaria, sarà faticosa, però poi alla fine l'impegno lo traduci e lo impegni per la comunità che ti appartiene. Quindi questa vuole essere la mia proposta di intesa istituzionale, non è un accordo di programma, creeremo una cabina di regia, un coordinamento insieme anche al Presidente della Provincia e agli enti sovraccomunali, dove ogni sindaco esprimerà le proprie idee, le proprie proposte rispetto alle direttrici di sviluppo. Secondo me questo sarà il motivo di condivisione per far sì che il nostro territorio possa meglio candidarsi, essere più credibile a queste grandi opportunità. Le singole iniziative ci saranno sempre nell'agenda 21-27 sulle infrastrutture primarie, quindi ogni sindaco può individuare secondo le criticità quelle che sono le infrastrutture primarie, ma su quelle che sono le grandi direttrici ci deve accomunare questa idea, questa motivazione che dobbiamo percorrere un cammino insieme da un punto di vista progettuale e della pianificazione. Mi permettete solo una cosa prima di passare ai sindaci che vogliono intervenire, prego di essere abbastanza breve per il contributo che vogliono dare. Ringrazio la mia amministrazione perché loro poi organizzano e mi danno una grande mano affinché, voglio dire, tutto possa essere più decoroso e accogliente. Vi trasferisco una cosa che è dei 24 sindaci ma che è allargata tutta quanta la provincia. Quando ci stiamo in un organismo, devo dire, voglio dire un po' l'intuito clemente democristiano, quello che ti fa vedere cose o immaginare cose che non vedi, parliamo dell'ente idrico campano, è una cosa che pure vi trasferisco, venerdì teniamo il comitato esecutivo. È stato approvato il piano d'ambito, voi sapete che c'è un allegato per i comuni che stanno nel regime di infrazione, parliamo di segmenti idrici, fognari e della depurazione. E il percorso idrico è forse la prima direttrice che il recovery interesserà. C'è un primo allegato, il piano d'ambito non ha chiuso a noi la possibilità di presentare ancora istanze e tutte quelle di Benevento sono state inserite, tutte, anche quelle che non tenevano validazione. Dopo trasmetterò a voi, magari facciamo un gruppo, poi allargato anche gli altri sindaci, perché io sto nel comitato in rappresentanza della provincia e dei comuni della provincia di Benevento. C'è un allegato 3 che non ha ancora capacità di finanziamento, ma la troverà. E prima ancora che i piani di distretto, il nostro è il distretto Calore Irpino, Benevento e Avellino,
e credo che abbiamo fatto pure un'altra grande conquista, Clemente. Per la prima volta nella storia teniamo anche noi a Benevento una sede del distretto Calore Irpino e fra poco ci sarà anche un funzionario che ci assiste proprio nella pianificazione. Quello che invito a voi, venerdì facciamo un ulteriore comitato. L'avevo intuito che non erano chiuse le possibilità ancora di presentare istanze per il sistema idrico, fognario e di depurazione. Quindi tutti i comuni che ancora vogliono presentare istanze lo facessero al distretto Calore Irpino di Avellino, con una raccomandazione, perché sarà il primo elemento di valutazione, è quello di fare anche un piano di ricognizione di criticità di ogni singolo progetto. Poi noi ci stiamo là, lo riusciremo a curare, a guardare, ma vi assicuro che in questi segmenti avremo un grande ritorno, un grande investimento sul territorio della provincia di Benevento. Dobbiamo solamente stare insieme, dialogare, perché questo è il nostro interesse. I sindaci, ve l'ho detto, non perché lo faccio, ne sono orgoglioso, veramente sul territorio siamo gli ultimi a fronteggiare problemi, istanze, quindi al di là del dato ideologico, al di là del dato partitico, ci accomuna, credo, la passione e la missione, e in questo possiamo sicuramente colorare, nella misura in cui condividiamo queste cose, sicuramente cose belle ancora per il nostro territorio. Allora invito i sindaci, l'ho detto, raccomando in maniera un po' breve per dare spazio poi al Presidente della Comunità Montana, della provincia, del parco, l'assessore al turismo, il consigliere, e poi chiuderà Clemente come comune capoluogo che sta rafforzando il nostro sistema. Quindi invito i sindaci e chi vuole intervenire per un contributo rispetto a questa intesa. Quello che raccomando un poco sono i tempi brevi. Rossano Insogna. Bene, io volevo intanto salutare tutti i colleghi sindaci. Tu dicevi passione, vocazione e anche, come dire, anche un po' di vocazione al martirio di questi tempi da parte nostra. Come indulgenza. E volevo ringraziare Nino che si è fatto promotore di questa iniziativa, perché è stato lui a coordinare, a invitare tutti noi e a farci prendere atto e coscienza di un momento importante e delicato che stiamo vivendo in questo periodo. È un periodo di fuoriuscita da una situazione di grande emergenza. Si parla di recovery fund, si parla di futuro, si parla di documento di Next Generation. Io ho letto il documento regionale, 84 pagine, ma soprattutto ho letto gli allegati, Gino. È un documento importante. Penso che però questa riunione dovevamo farla forse qualche mese fa e dobbiamo recuperare un po' di settimane se vogliamo essere pronti come sistema territoriale a poter cogliere queste occasioni che ci vengono dal Recovery Fund, ma dal Next Generation, ma anche dalla programmazione 21-27, ma anche da Horizon, da Leader Plus, da tutti gli strumenti che saranno messi in campo e saranno rifinanziati. Io penso che questa occasione non debba essere sprecata, anzi debba essere molto valorizzata. Io ricordo a tutti noi che in questa provincia l'unico tentativo serio di dotarsi di un piano strategico di sviluppo fu fatto nel 2006, ormai 15 anni fa, quando le amministrazioni Comune Capoluogo, Udeur, e Provincia di Benevento, DS Nardone, sostenute da una maggioranza DS Margherita Udeur, licenziarono un documento supportato dallo studio Ambrosetti che fece il tentativo di dare a questa provincia una visione organica di sviluppo integrata. Da allora non si è fatto più niente, ci sono state tante cose, anche tanti obiettivi raggiunti, ma anche tanti obiettivi falliti. Ecco, a me piacerebbe che questo nostro incontro oggi potesse trasformarsi in una pianificazione territoriale, in un piano di sviluppo integrato per il nostro territorio. Partendo dalle cose che accennava Nino, non dimenticando l'importanza della problematica rifiuti, vedo lì il Presidente, delicata e importante per i nostri territori. Lato dovrà essere, lato rifiuti insieme a quello dell'EIC, devono essere strumenti che devono risolvere i problemi, non aggravarli, perché se non stiamo attenti sarà insostenibile
il costo di questi servizi per le nostre comunità, se non saremo bravi a programmarle e a seguirle per bene. E quindi da oggi penso che si possa avviare un lavoro che, guardate, non può partire dagli allegati al Next Generation Campania, Gino. Quello è un elenco, non lo so come l'hanno fatto. Però se noi estrapoliamo da quegli elenchi le nostre esigenze, no? Soprattutto per quanto riguarda l'idrogeologico, il dissesto e quant'altro, e le mettiamo un po' a regime, insieme alle altre due grandi opportunità che interessano questo territorio, la digo di Cambolattare e l'alta capacità, intorno a queste cose noi dobbiamo costruire momenti importanti di sviluppo territoriale. Anche le compensazioni, Clemente, come hanno fatto nel primo tratto la Regione Campania, che ha finanziato con 50 milioni le compensazioni e poi è stata una divisione fra i comuni a chi faceva più strade, io penso che di quei 50 milioni, magari se possono diventare 80 è ancora meglio, per il tratto nostro che interessa tutta la tratta beneventana, ma non dico il 50, ma il 30% deve essere tolto da noi comuni per fare una strada in più. E deve essere come dire, dedicato a progetti di sviluppo integrati che possano sostenere lo sviluppo di queste nostre terre. Noi è da 15 anni che stiamo da soli, c'è bisogno che qualcuno, perché poi la cosa è coincisa anche con lo svuotamento delle competenze provinciali e quindi è venuto meno anche quel punto di riferimento importante che era un punto di raccordo sul territorio e faceva anche, come dire, da supplenza per quanto riguardava l'ordinarietà, intervento con contributi straordinari per sostenere l'ordinario. E quindi c'è bisogno che qualcuno faccia da coordinamento e faccia da punti di riferimento. Ecco, il Comune Capoluogo sicuramente lo sta facendo e dovrà farlo ancora di più nei prossimi anni. Però ecco, intorno a questa iniziativa nostra, penso che la più grande ambizione che possiamo darci è quella di dotarci di un piano strategico provinciale che possa dare possibilità a tutti noi di raccontare le esigenze dei nostri territori e di individuarne anche le soluzioni. Perciò grazie dell'iniziativa, grazie a tutti voi. La parola allora al presidente della comunità montana del Titerno Alto Tammaro, Gianfranco Rinaldi. Buonasera a tutti, e grazie a Nino per aver organizzato questa importante iniziativa che coinvolge sindaci, amministratori e rappresentanti di enti sovracomunali di un territorio così vasto. Saluto l'assessore al turismo che stasera ho avuto il piacere di conoscere personalmente, che però con immenso piacere ho anche appreso che conosce molto bene la storia di Ponte Landolfo e Casalduni del 1861, quindi non potevamo avere migliori rappresentanti del nostro territorio come per la materia dedicata. Salute all'onorevole Gina Abate e salute al sindaco del capoluogo, onorevole Clemente Mastella. Spero che conosca anche la storia di Cepalone. Vabbè, già che inizia a conoscere alcune storie, già è fondamentale perché lo possono rappresentare, lo possono, diciamo, condividere. Allora, come Nino diceva, noi abbiamo tutti noi sindaci, io parlo come presidente della comunità montana, ma sono anche sindaco del comune di Ponte Landolfo, abbiamo affrontato una fase emergenziale dalla quale ancora non usciamo e ognuno di noi si è profuso al di là delle proprie possibilità, dovendosi districare tra una serie anche di norme poco confacenti, e abbiamo in un modo molto, diciamo, congeniale riuscito a gestire questa fase dalla quale ancora non usciamo completamente. Adesso arriva un momento, secondo me, ancora più importante e delicato, che è il post-emergenza, perché è quello in cui noi dobbiamo gettare le basi da un punto di vista strutturale per una ripartenza e una ricostruzione del sistema socio-economico del nostro territorio. Nino metteva bene in evidenza, e condivido, come diceva anche il sindaco di Melizzano, che noi è già in atto questo movimento da qualche tempo. Non possiamo più ragionare in termini campanilistici, perché il nostro è un territorio molto ricco da un punto di vista paesaggistico, ambientale, turistico, culturale, ha un patrimonio enogastronomico di infinito valore. Ma dobbiamo cercare di fare sistema. D'altronde i contratti istituzionali di sviluppo, di cui si è fatto promotore il Presidente della Provincia, dividendo la nostra provincia in 6 sub-aree per la sottoscrizione,
hanno senso e significato se tra di loro i progetti sono connessi, sono funzionali per la realizzazione di strategie che tendono a valorizzare il territorio. Io mi auguro che nel PNRR, nella futura programmazione 2021-27, la politica abbia un poco di audacia, perché come rappresentante di un ente delegato come la Comunità Montana e come anche consigliere UNCEM, noi abbiamo avanzato delle proposte al governo, alla Regione Campania, che la politica abbia audacia perché a questi enti venga riconosciuta la loro funzione e vengano anche in un'ottica diversa, nuova, innovativa rispetto al passato, riconosciuto un ruolo strategico e fondamentale che è quello della conservazione, tutela e valorizzazione del nostro patrimonio paesaggistico, perché noi poi viviamo se no una serie di tragedie come abbiamo vissuto l'anno scorso qui in Valle del Titerno con gli incendi boschivi oppure di dissesti idrogeologici. Quindi non chiediamo la distribuzione di risorse a pioggia che sono fine a se stesse, e ci stiamo preparando come ente delegato, come Comunità Montana, proprio per cercare, visto che abbraccia un territorio così vasto che parte dall'Alto Damaro e arriva fin la Valle Telesina, per cercare di raccogliere quelle che sono le necessità, le esigenze, in sinergia naturalmente con tutti i sindaci, la provincia, il comune capoluogo, con i nostri rappresentanti regionali, per far sì che sia un processo che ponga le basi per una ricostruzione, per una conservazione, per una cura di questo patrimonio, che stimoli anche i privati, che ci possa essere una sorta di partnership, di nuove iniziative, di integrazione tra pubblico e privato, che blocchi, non diciamo che inverta la tendenza, ma quantomeno inizialmente che blocchi questo trend di spopolamento delle nostre aree, perché ripeto, noi non penso che non abbiamo da invidiare nulla a molti altri territori nazionali, però se noi riusciamo a mettere a sistema, a rete, tutte queste risorse, queste ricchezze, sicuramente ognuno di noi non può pensare di riuscire ad avere un valore aggiunto, cosa che sicuramente avremo tutti quanti insieme. Quindi l'iniziativa che ha promosso Nino è un'iniziativa molto importante. Noi credo che come sindaci rappresentanti siamo tutti preparati e coscienti che è l'unica strategia, l'unica strada che possiamo percorrere per valorizzare i territori di cui noi siamo amministratori e che vorremmo continuare ad essere anche amministratori futuri di un territorio più sicuramente proficui. Quindi lo ringrazio per l'invito, per la possibilità di partecipare a questo incontro, per la risposta che tanti amministratori hanno dato, che significa che c'è molto interesse, c'è molto fermento e sicuramente riusciremo a trovare la sintesi e le modalità per, senza fare con una cabina di regia, senza riconoscere un capo squadra o riconoscere diciamo, un leader ufficiale, una cabina di regia che nell'interesse del nostro territorio, di tutta la provincia di Benevento, con il contributo dell'assessore, con il contributo dell'onorevole Abate e l'intuizione e la direzione del nostro sindaco del comune capoluogo, sicuramente io credo che potremo fare un buon lavoro e portare dei risultati proficui nei prossimi futuri anni. Grazie, grazie di tutto. Ringraziamo il Presidente della Comunità Montana, adesso la parola al Presidente del Parco Regionale del Matese. Allora, innanzitutto grazie e mi complimento per questa iniziativa. È difficile oggi parlare di un contratto del genere senza poi fare anche brevemente un excursus su quella che è stata la programmazione comunitaria degli ultimi anni. E seppure in questa fase la Commissione europea, l'Unione europea in qualche modo ha dimostrato di non essere all'altezza sulla campagna relativa alle vaccinazioni, perché registriamo purtroppo una battuta di arresto, io che sono un europeista convinto, chi mi conosce lo sa e che mastico di programmi comunitari, ritengo che questa sia una straordinaria opportunità per il Sannio, ma sia una straordinaria opportunità per le aree interne. Quando sentiamo parlare di aree interne magari pensiamo anche ad una sovrapposizione di sigle che sinceramente non aiuta,
Perché? Perché inevitabilmente pensiamo anche a quelle che sono altre opportunità. E allora, avendo seguito e seguendo, come molti di voi sanno, quella che è l'evoluzione del parco regionale in parco nazionale, ed essendo l'esecutore testamentario del parco regionale del Matese, me lo dico da solo, quindi non vi preoccupate se utilizzo delle espressioni forti, mi sento di dire che il parco nazionale può nascere nel migliore dei modi se i 5 comuni della provincia di Benevento che fanno parte del parco regionale conducono in maniera chiara, con la mano, in maniera quasi diciamo didattica, tutti gli altri comuni che si sono candidati all'ingresso nel parco nazionale, perché dobbiamo assolutamente evitare quelli che sono stati gli errori del parco regionale, ovvero non avere un piano, non avere un regolamento, non avere quelli che sono gli strumenti di gestione. Non avere gli strumenti di gestione che cosa comporta? E l'onorevole Massella, che ringrazio, così come il professor Casucci, con il quale abbiamo avuto la settimana scorsa modo di interloquire da vicino, sa che dobbiamo rifarci a delle norme provvisorie di salvaguardia in vigore dal 2002. Avevo i capelli, avevo 22 anni, ero uno studente di giurisprudenza, non pensavo nella mia vita di fare il presidente del Parco Regionale del Matese. Con questo che cosa voglio dire? Che è una straordinaria opportunità, però dobbiamo fare una cosa, dobbiamo ascoltare il territorio. Allora, quando i sindaci si mettono attorno ad un tavolo, dobbiamo pensare che, e probabilmente l'ho già detto ad altri sindaci, per chi l'ha già ascoltato sarò ripetitivo, ma ritengo sia una cosa sacrosanta, se pensiamo alla TAV, grande opera, perché non si fa la TAV? O perché ci sono problemi? Perché non è stata fatta per tempo una campagna di ascolto del territorio. Allora, quello che tu proponi, caro Nino, secondo me è straordinario. Per una volta, mettiamoci tutti quanti attorno a un tavolo, ascoltiamo senza avere la smania di essere i più bravi e di avere la medaglia o il fiocco premio. Il premio ce lo darà la cittadinanza un giorno, riconoscendo che per una volta non abbiamo seguito il consenso, ma abbiamo seguito realmente quello che voleva la cittadinanza. Allora, Parco Nazionale del Matese, che significa? Significa straordinaria opportunità. Con Gennaro ci siamo confrontati lo scorso anno, sono passati 2 anni, c'è stato il Covid. Abbiamo registrato un'attenzione straordinaria verso il nostro territorio, nello stesso tempo registriamo dei ritardi, è chiaro. Una perimetrazione, una zonazione, una disciplina di tutela non si può fare dall'oggi al domani, ci vuole tempo e ci vuole la compartecipazione. Allora oggi io dico, per una volta registriamo un cambio di passo, sapendo che quelle opportunità che la Commissione europea ci ha messo a disposizione, ripeto, nella prima fase della pandemia, se ci fosse stato Eurobarometro o se ci fosse stato un indice di gradimento sull'Unione Europea e sull'operato della Commissione Europea, avrebbe avuto una valutazione straordinariamente alta. Perché? Perché si parlava di recovery, si parlava di next generation, si parlava di soldi. Lo svincolo che abbiamo visto, la possibilità di utilizzare risorse non impegnate, perché se il presidente De Luca ha potuto aiutare in qualche modo i cittadini, la cittadinanza, le amministrazioni, lo ha fatto perché il Parlamento e la Commissione europea hanno sbloccato, hanno svincolato le risorse e hanno dato la possibilità di non utilizzare risorse che non erano state impegnate. Domandiamoci, la Regione Campania o anche gli organismi sovracomunali impegnano le risorse realmente per tempo? Siamo a maggio 2021, abbiamo purtroppo perso 5 mesi, non ce lo possiamo permettere, perché questa è la nostra unica e reale concreta opportunità. Tutte le programmazioni che si sono realizzate sono riferite all'agenda 2000-2006 che ha finanziato i contenitori, ricordiamoci le grandi opere, ce le siamo poi riportate nella successiva fino al 2013, 2014-2020, lasciamo stare il Covid, avevamo i soldi per creare e finanziare i contenuti. Chi lo ha fatto? Io addirittura, e saluto il sindaco di San Lorenzello che non vedo, però su San Lorenzello c'è una situazione imbarazzante relativa al laboratorio di erbe officinali. Io eredito una situazione catastrofica sulla quale era stato immaginato un grandissimo laboratorio che dava la giusta dimensione e contezza di Monte Erbano.
abbiamo cercato di recuperare, di ritrovare, addirittura sono somme riferite alla programmazione 2000-2006. Allora ragazzi, io lo dico con molta franchezza, io sono un innamorato cronico della politica, non è che è una passione per me, allora io sono a disposizione per chiarire tutti quegli aspetti che possono essere coerenti con lo sviluppo del Matese e quindi del Sannio. Vi chiedo una cosa, sul Parco Nazionale c'è da fare una partita di, se mi consentite, che il Sannio può vincere, perché il Parco Regionale del Matese ad oggi è attrazione casertana. Il Parco Nazionale del Matese sarà attrazione beneventana. Cosa significa questo? Non pensate alla governance, non pensate a quelle fesserie che rovinano le progettualità. Pensate alla riconoscibilità di un territorio in un parco nazionale. Sarebbe il terzo parco nazionale in Campania e sarebbe una grande opportunità di marketing turistico e territoriale. Però vi chiedo una cosa. E poi vi assicuro, mi taccio perché mi dilungo e mi appassiono anche, Nino, mi hai dato uno sprone a fare meglio, perché quando io vedo i sindaci che partecipano sono contento. Sono contento perché realmente sentono la necessità di fare qualcosa di diverso rispetto al passato alla luce delle tante risorse disponibili. Allora vi dico, onestamente, possiamo fare una grandissima operazione, diciamo, di visibilità a livello nazionale, però è necessario lavorare e non pensare al Parco Nazionale per schermare il proprio territorio da quelle che possono essere minacce di altri tipi. Mi riferisco ad impianti, mi riferisco ad insediamenti produttivi, mi riferisco a quelle che possono essere delle cose poco coerenti con il Parco Nazionale. Utilizziamo il Parco Nazionale per ripartire e per dare al Sannio quella centralità che merita. Allora per questo vi dico, sono contento che ci sia stata oggi questa opportunità. Il Parco Regionale è a disposizione, nel senso che per quello che noi possiamo fare supporteremo l'iniziativa che oggi simbolicamente abbiamo firmato. Però vi dico anche questo e concludo, che per una volta ritengo che bisognerà fare anche per quegli amici sindaci che probabilmente, perché nel territorio della provincia di Caserta, vi assicuro, ne abbiamo parlato ultimamente per quanto riguarda il contratto di fiume e il contratto di lago, non ci sono idee chiare, non si sa quello che si vuole. Allora, se c'è un comune che dice io sto bene così, lo dica. Non si commette un peccato mortale, perché evidentemente la popolazione non vuole. Però oggi abbiamo l'opportunità di fare per la prima volta una grande campagna di ascolto del territorio, in tempi rapidi e con tante risorse a disposizione. Grazie mille. Ringraziamo il Presidente del Parco, adesso passiamo all'istituzione regionale, il nostro consigliere Gino Abbate, che introduce poi quella che sarà anche una considerazione un poco più approfondita del Dipartimento Turismo da parte dell'assessore. Io ringrazio Nino per l'occasione che abbiamo avuto oggi, dopo circa un anno, va bene, ci eravamo ripromessi di vederci per continuare a parlare del territorio. Oggi io sono contento perché ho la possibilità di parlare con il mio territorio, rappresentati dei sindaci e delle istituzioni. Credo, mi sono scritto anche delle cose per evitare di andare fuori tema, quindi quest'anno risponderò anche a te sul recovery plan che tu hai letto e quindi andremo a vedere effettivamente che cosa ci sta sul territorio. Io credo che la ripresa, quando ci sarà, non sarà resiliente, ma sarà diseguale. Il discorso salvifico sul recovery plan fatto dal nostro profeta Mario Draghi è costruito su un'illusione. E che la pandemia finirà e la crescita sarà come una corsa ad ostacoli di 100 metri, dove tutti quanti partono allo stesso punto. Ma la lettura del PNR ci porta invece a sollevare delle domande che poniamo in questa sede, nella speranza che genera un confronto aperto all'interno delle nostre istituzioni. Vorrei partire però da una riflessione, cioè voglio dire il significato di resilienza. Beh, resilienza in ecologia significa ritorno alla normalità dopo una perturbazione. Ma nel nostro caso le perturbazioni che hanno danneggiato il nostro sistema economico e sociale non sono inevitabili soltanto alla pandemia, ma credo che incidono
va bene, su una debolezza che affligge la nostra, il nostro territorio, la nostra economia e la nostra società da decenni. Vorrei a questo punto fare una disamina e richiamare anche storicamente lo stato dell'arte e delle criticità del nostro territorio. Uno sguardo alla competitività del territorio, la dotazione infrastrutturale. Il territorio produttivo sannita sconta alcuni nodi strutturali che ne limitano lo sviluppo e soprattutto disegnano un processo discontinuo con frequenti battute di arresto. In particolare la carenza infrastrutturale compromette seriamente la competitività del sistema locale. Ciò che preoccupa ulteriormente è la constatazione che nel tempo la forbice del livello tra livello infrastrutturale della provincia di Benevento e quello campano nazionale si sta allargando. Sussiste pertanto un crescente rischio di emarginazione del sistema economico sannite che oltre che rispetto al resto dell'Italia anche a livello infraregionale. Sempre con riferimento alla dotazione strutturale si segnalano grosse carenze sia in termini di attrezzature idroenergetiche che di reti bancarie. Il patrimonio della provincia è poi particolarmente debole sul versante delle infrastrutture immateriali. È del tutto insufficiente il livello delle telecomunicazioni e della telematica, delle reti informatiche e i servizi reali alle imprese, ponendo la provincia di Benevento quale fanalino di coda della regione Campania. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, nel corso dell'ultimo anno, 2020, e nel primo trimestre del 2021, per effetto della crisi che si è innestata già in una situazione difficile, sono stati persi altri numerosi posti di lavoro, mentre cala anche il numero di persone in cerca di occupazione. Nel 2021 si prevede però un peggioramento che coinvolgerà ancora più direttamente la piccola e la microimpresa, circostanza questa che ci riguarda più da vicino, attesa la dimensione della struttura produttiva della nostra provincia. In Campania e nella provincia di Benevento in particolare emerge poi una ripresa dei flussi migratori che allontanano i giovani dalle aree interne alla ricerca di maggiori opportunità di inserimento. Il dato più preoccupante per certi versi beffardo se si pensa a emigrare sono soprattutto i giovani laureati formati con enormi sacrifici nelle nostre scuole e università. Ciò determina evidentemente un progressivo impoverimento della nostra terra che non possiamo più accettare. Dovrà essere compito della politica locale affrontare queste emergenze che riguardano in particolar modo le aree più interne del meridione con iniziative volte a contrastare la fuga dei cervelli e delle nostre risorse più preziose. È inutile parlare che per quanto riguarda il livello di competitività del tessuto produttivo locale, per quanto riguarda il contenuto tecnologico, dalla rielaborazione di alcuni dati risulta che Benevento nel 2019 aveva solo il 4% del totale della produzione che proveniva dai settori di attività ICT e solo il 16% contro il 27% della Campania dai settori che utilizzano tecnologie ICT, mentre l'86% derivava da comparti di attività caratterizzate da scarse penetrazione di tale tecnologia. Inoltre su questo si inserisce una situazione dal punto di vista bancario dove l'accesso al credito non è certamente agevolato per le imprese. Quindi quali sono le criticità presenti sul territorio che poi verranno riportate, devono essere riportate nell'analisi del recovery plan che è stato fatto e che è stata data alla ministra Caffagni e quindi in Europa. Allora abbiamo i punti di maggiore criticità sono la carenza della dotazione infrastrutturale, la presenza di una struttura produttiva debole e arretrata, costituita prevalentemente da micro e piccole imprese, circa l'83%, le tendenze demografiche, riduzione della popolazione residente, la disoccupazione spesso dei più giovani, i fenomeni dei flussi migratori che riguardano prevalentemente i giovani laureati, le connessioni e le integrazioni da rafforzare tra diverse aree territoriali all'interno della provincia, la promozione del turismo che non riesce a decollare significativamente, l'accesso alle imprese locali e mercati esterni, la diffusione nelle imprese delle nuove tecnologie. E allora, tra le speranze e le prospettive va rilevata la possibilità di rimettersi in cammino grazie ad alcune peculiarità proprie del sistema economico sannita. Che cos'è? Una dimensione ridotta del territorio e della popolazione che permette a politici, amministratori, operatori economici di tenere sotto controllo variabili su cui agire gli effetti delle loro azioni. Un retroterra di valori storicamente ereditati dalla città contadina, non inquinati da disvalori propri della megalopoli. L'attenzione degli amministratori, e quindi ne parliamo oggi, e questa è la testimonianza, ai bisogni della comunità. Il ruolo della università, dei centri di ricerca, che possono essere dei punti di forza, dimostranti di poter coniugare
l'apertura oltre al radicamento territoriale, l'apertura al sapere. È bello stare qua insieme, va bene, probabilmente hanno ragione sia Girfatti che tu, Rossano, che questo incontro si doveva fare prima. È difficile adesso intervenire su questa dinamica, visto che la maggior parte delle cose sono state fatte, sono state mandate a Napoli, a Roma tramite il ministro Carfagna e quindi in Europa. Il mio auspicio è che questo incontro di stasera sia un'occasione per parlare e avere un incontro con il Presidente della Regione De Luca, va bene, per raccontare i nostri disagi presenti sul territorio, per raccontare anche probabilmente le nostre speranze, va bene, che non riguardano soltanto le infrastrutture materiali, quindi il sistema viario, ma quelle immateriali, il dissesto idrogeologico e perché no anche di andare a investire su un centro di ricerca di eccellenza dentro l'università il loco. È un modo di vedere il territorio, la regione Campania e soprattutto le aree interne completamente differenti. Passati questi 4 anni, se non si interviene sul territorio, noi saremo una provincia completamente dimenticata dal punto di vista delle infrastrutture, dal punto di vista del turismo, dal punto di vista della crescita socio-economica. È una diagnosi, queste non sono delle considerazioni, è una diagnosi certa. Per cui diamo forza a questo tavolo che ci siamo incontrati stasera, diamo spessore a chi ci dovrebbe rappresentare, anche abbiamo la presenza del sindaco Mastella che ha un rapporto un po' privilegiato con De Luca nel senso di assonanza su determinate questioni sia politiche ma soprattutto di strategie territoriali. Grazie. Ringraziamo Gino, io recupero il buon umore. Domani passo pure l'intero. Abbiamo individuato questo contratto istituzionale di sviluppo che deve essere un contenitore. Poi le raccomandazioni di Gino che ovviamente deve essere meno romantico con De Luca, vabbè, lo sappiamo che magari si farà affascinare più delle sirene delle costiere, però faremo capire che pure le sirene dell'area interna affascinano, però sta a noi rappresentanza politica, voglio dire, più che commentare, se uno ci frega, mettiamoci in condizione di non farci fregare. Non farci fregare significa, voglio dire, sapersi candidare così come noi immaginiamo, con questo tavolo, con questa sinergia, e se c'è uno strumento, è uno strumento e un contenitore nella misura in cui c'è la capacità politica, voglio dire, di riempirlo di idee e di proposte, vuol dire che saranno più forti e, voglio dire, più sostenibili. Caro Antonio, noi possiamo parlare come provincia, lo definiamo che questo è un contratto ed è l'unico strumento praticamente che accelera la candidatura delle progettazioni strategiche sulle direttrici di sviluppo. Questo dobbiamo fare. Ho fatto una premessa quando tu ancora non ci stavi: non ci saranno comuni delegati, non ci saranno enti capofila, si andrà a istituire una cabina di regia, un coordinato istituzionale dove ogni sindaco sarà portatore delle istanze, delle idee, dei progetti, e questo sarà il contenitore dove noi praticamente faremo poi una sintesi per poterla rappresentare. Saluto tutti i presenti, chiedo scusa per il ritardo. Grazie Nino, anche perché ci dai la possibilità e l'opportunità, dopo tanto tempo, di rivederci e di fare un incontro in presenza, quindi questo è il primo dopo tanto tempo. Ed è veramente piacevole rivederci e quindi avere anche il modo di confrontarci, ecco, guardandoci. Devo dire, quindi saluto tutti, saluto il consigliere regionale, l'assessore, il sindaco, tutti voi sindaci, gli amministratori, e consentitemi anche di dirvi, di preannunciarvi che oggi è una bellissima giornata per l'area di Terno Tammaro, per l'associazione Sanno Smart Land, grazie anche al contributo dato dall'assessore Casucci, e poi lui, se vorrà, ci relazionerà. È un percorso che iniziò tanti anni fa, anche da qui, caro Nino, e dopo tanto tempo ha portato i frutti importanti e li ha portati grazie alla sinergia, alla condivisione, al legame che si è creato tra tutte le municipalità,
senza fare divisioni, senza fare passi in avanti o fughi in avanti. Anche nei momenti difficili siamo stati uniti e quello ci ha consentito di raggiungere degli obiettivi importanti che poi ce lo dirà l'assessore Casucci. E questo è un po' anche il principio e il modello con cui abbiamo iniziato un percorso del contratto istituzionale di sviluppo della provincia di Benevento. Consentitemi di ringraziare il sindaco di Benevento, l'onorevole Clemente Mastella, perché già l'anno scorso, nel luglio dell'anno scorso, quando ancora non si parlava di recovery plan, di tutte queste questioni, lui mi ha dato, diciamo, l'impulso, la spinta, mettendomi anche in relazione con i vertici di governo, dell'allora vertici di governo, quindi grazie Clemente, e a una nota a firma mia e a firma tua abbiamo avviato il contratto istituzionale di sviluppo, quindi l'abbiamo avviato già da un anno fa. Abbiamo fatto già una serie di percorsi, di procedure, perché sappiamo bene, siamo tutti amministratori. Oggi non è più quel momento dove basta dire la volontà politica e poi si tramuta in atti concreti. Oggi ci vuole la volontà politica di ogni sindaco, di ogni consiglio, ma poi ci vogliono le strutture tecniche che fanno quei percorsi amministrativi per dare concretezza alla volontà politica. Oggi è così. E quindi noi abbiamo avuto già, diciamo, la visione prima, grazie, lo dico ancora una volta a Clemente, già prima, e quindi già abbiamo avviato tutte le procedure per il contratto istituzionale di sviluppo. Oggi stiamo nel momento giusto, al posto giusto, con le procedure già avviate, perché stiamo all'inizio di una stagione 2021-2027 per quanto riguarda l'agenda europea e stiamo all'inizio di questo recovery plan. Il recovery plan non è la lista della spesa, perché la lista della spesa non andiamo da nessuna parte. Cioè quello che fa ogni singolo comune o che ha fatto sulle varie programmazioni, sui lavori singoli, quello lo continueranno a fare i singoli comuni sui vari programmi, PSR, fondi europei. E quello è un qualcosa che ogni amministrazione porta avanti. Quello che ci chiede il recovery plan, ci chiede di avere un territorio che ha una visione strategica, che raggiunge degli obiettivi e che ha una inversione di tendenza sulla popolazione, sulla qualità della vita, sulla qualità ambientale. Cioè ci sono una serie di indicatori che vanno a valutare la qualità progettuale. E se noi andiamo con la lista della spesa, non andiamo da nessuna parte. Avremo il libro dei sogni, canteremo tante belle cose da qui a 4-5 anni, ma alla fine raccoglieremo poco. Allora la provincia di Benevento cosa sta facendo? Noi abbiamo, diciamo, l'idea, insieme a tutti voi, a tutti gli amministratori, guardate, a tutti i 78, dobbiamo stare insieme. Non bastano solo i 78 sindaci, ci vogliono le associazioni, ci vogliono gli onorevoli, ci vogliono chi ci rappresenta, ci vogliono i tecnici, le associazioni. Cioè noi dobbiamo fare un programma strategico che va da adesso a 5 anni, a 10 anni, dove noi andiamo a dimostrare con dati, con indicatori, con fatti, che quel documento, se il governo ce lo finanzia e la regione Campania ci investe, dà dei risultati in qualità della vita e in qualità di sviluppo alla provincia di Benevento. Solo se facciamo questo avremo sicuramente le risorse, altrimenti avremo i singoli progetti finanziati e non facciamo il nostro lavoro a dovere. Io ritengo che è un momento strategico e lo dobbiamo portare avanti e per questo io già ho candidato una serie di progetti su una misura della Cassa dei Depositi e Prestiti che prevedeva il finanziamento dei progetti. Ho messo un po' tutti quelli che potevo mettere, cioè quindi utilizzando un criterio strategico ed è un primo passo. Abbiamo già fatto, e quindi sul sito della provincia di Benevento c'è contratto istituzionale di sviluppo. Abbiamo già fatto degli incontri dove ogni area, ogni territorio può candidare il progetto strategico che intende per la propria area. Questo serve a livello di suggerimento, perché poi dovranno essere il gruppo di lavoro, come diceva Nino, una cabina di regia che dovrà valutare tutte quelle proposte, per non solo valutare le proposte come idea progettuale, ma le deve anche valutare tenendo presente gli indicatori che saranno poi quelli che valuteranno la proposta progettuale.
Quindi con questo spirito stiamo ragionando come provincia di Benevento. Abbiamo ancora un mese più o meno per arrivare a questo obiettivo. Cioè noi prima dell'estate dobbiamo candidare la nostra proposta. Logicamente la proposta deve essere di area vasta, quindi dobbiamo immaginare quale può essere la sinergia e il collegamento tra i territori della provincia di Benevento con il comune capoluogo per quanto riguarda i beni culturali, per quanto riguarda la sinergia che si sta creando e quale può essere quel progetto che dia il valore aggiunto per l'inversione di tendenza dello spopolamento. Quindi noi dobbiamo parlare di progetti strategici che hanno, diciamo, l'obiettivo di far ripartire la provincia di Benevento. Quando si è parlato della diga di Campolattaro, noi come provincia di Benevento abbiamo preteso che prima, quindi in primis, ma non perché vogliamo essere, diciamo, scorretti o scortesi verso altre popolazioni, ma perché riteniamo che sia giusto, visto che quest'opera ricade nel territorio della provincia di Benevento, dove già abbiamo subito solo danni fino ad oggi, quindi anche come una questione di compensazione per chi ha avuto i danni, in primis si deve risolvere il problema e il fabbisogno idrico dell'intera provincia di Benevento, di tutti e 78 i comuni. Tant'è vero, il progetto che è stato presentato e adesso sta in, diciamo, il percorso per arrivare al progetto definitivo, prevede una serie di operazioni dove l'acqua viene portata fino a Colli Sannita, il punto più alto, e viene e intercetta tutte quelle reti adduttrici per risolvere il problema idrico dell'intera provincia di Benevento. E nel contratto che noi abbiamo già, diciamo, sottoscritto, c'è il fabbisogno che i 500 litri al secondo sono per la provincia di Benevento. Il nostro fabbisogno sono di 300 litri. Abbiamo anche detto che va fatta una seria politica di sviluppo per quanto riguarda il campo irriguo, perché logicamente con maggiore superficie irrigua della provincia di Benevento abbiamo anche maggiore possibilità di redditività delle nostre aziende agricole. E anche su questo abbiamo messo il massimo territorio possibile che potevamo mettere. Quindi su queste cose stiamo lavorando. Abbiamo anche avuto l'opportunità, e qui devo ancora ringraziare Clemente Mastella, perché grazie al suo, diciamo, impegno e alla sua determinazione, a giorni uscirà tra la Regione, la Provincia, il Comune di Benevento e altri soggetti, diciamo, una cabina di regia che poi sarà il luogo dove noi ci andremo a confrontare e andremo a discutere delle varie problematiche per raggiungere l'obiettivo di questo progetto, ma non solo, anche per istituire un contratto di lago sulla diga dove andiamo a fare uno sviluppo ambientale, turistico e per valorizzare le nostre eccellenze. Quindi noi stiamo andando avanti non solo con una comunicazione, diciamo, con una visione politica, ma anche supportata dagli atti, perché oggi questa è la simbiosi per raggiungere gli obiettivi. Logicamente nel contratto nazionale di sviluppo non possiamo non immaginare uno sviluppo trainante delle terme di Telese, non possiamo non immaginare la ceramica, non possiamo immaginare l'agricoltura, non possiamo, sicuramente l'agroalimentare. La Città Europea del Vino ci ha insegnato che è un punto di forza e quindi dobbiamo continuare, dobbiamo magari, ecco, fare tutto il nostro possibile. Non ci possiamo dimenticare di Bocca della Selva, suggerito più di una volta dal sindaco Maturo, dove può essere sicuramente un elemento di sviluppo turistico della nostra provincia di Benevento, quindi anche questo sicuramente dovrà trovare spazio nel nostro contratto istituzionale di sviluppo. Allora io non mi voglio dilungare perché già sono arrivato in ritardo, però questa è la filosofia con cui stiamo andando avanti, quindi invito tutti i sindaci a candidare le proposte sul sito, sull'email o eventualmente anche confrontandoci in via veloce, perché dobbiamo essere dinamici. Quindi ribadisco, il contratto istituzionale di sviluppo, proprio perché nella parola, è un documento strategico del territorio istituzionale. Non ha colore, ha il territorio come centralità e il territorio deve essere quel
elemento e quel valore che ci dà il futuro e la ripartenza e ci dà soprattutto la possibilità di trattenere le menti e i giovani nel nostro territorio. Perché ogni giovane che perdiamo, dico sempre, non è un dato numerico, ma è un dato di professione e di competenze che se ne va dal nostro territorio. E noi oggi questo non ce lo possiamo consentire più. Quindi noi dobbiamo lavorare affinché facciamo un vero e proprio impropria, uso la parola impropria, piano regolatore dello sviluppo della provincia di Benevento. Dopo ognuno sa quali sono le prospettive e ognuno per la propria competenza, per il proprio lavoro, per la propria professionalità può dare il proprio contributo per raggiungere l'obiettivo. Grazie. Ringrazio il Presidente, la parola all'Assessore regionale al turismo Felice Casucci. Oltre al recovery o all'agenda ci parlerà anche di quella che sarà la nuova disciplina dei distretti turistici in soppressione anche dell'EPT, visto che poi la nostra vocazione è proprio non solo turistica ma anche di turismo rurale. Io, se mi consentite, resto seduto così da un senso più colloquiale, meno enfatico alle cose che ci diciamo, mi tolgo anche la mascherina così parliamo con un po' di razionalità in più. Contratto istituzionale di sviluppo proposto da Nino è un'idea non buona, ottima, perché è un'idea che porta a compimento un lavoro straordinario che è stato fatto dalla provincia di Benevento. Oggi in giunta regionale della Campania è stata approvata, quindi non poteva essere scelta una data migliore di questa, è stato approvato lo schema di accordo quadro area interna Tammaro-Titerno, oggi in giunta regionale della Campania. È stato investito su questo progetto molto importante, che è la quarta area che viene definite a livello regionale, sono stati investiti 24 milioni di euro, si aspetta di costruire su questa progettualità che è di derivazione nazionale ma che è di gestione regionale, di costruire un significativo tasso di criticità, di valutazione critica dei progetti che attiene a qualità e quantità dei servizi di istruzione, salute, mobilità, progetti di sviluppo che riguardano il patrimonio naturale e culturale delle nostre aree e le filiere produttive locali. Parole che significano ciascuna di esse qualcosa, non sono chiacchiere, sono parole che costruiscono qualcosa. Sarà sottoscritto dalla Regione Campania, dal Ministero dell'Istruzione, ovviamente dal capofila di Santa Croce del Sannio in quanto Presidente della provincia, Ministero dell'Istruzione, Ministero delle Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dal Ministero della Salute. Mi sembra che ci siano parecchi ministeri per dire che quello che accade oggi nella regione Campania è sì, ha perfettamente ragione Gino, è sì un grave handicap che viene da lontano, un gravissimo handicap che viene da lontano. Una, come l'ha chiamato, mi è piaciuta molto questa ripresa diseguale, verissimo quello che dice Gino. Però in questo momento in regione Campania, grazie al lavoro che è stato fatto in maniera anche onerosa e silenziosa da parte di persone straordinarie che stanno oggi qui, sindaci straordinari che stanno qui, uno in particolar modo ha avuto anche il ruolo di presidente della provincia, ce ne sono 24, io li vorrei ringraziare tutti, li vorrei ricordare tutti, che poi ciascuno di loro ci ha messo la faccia, il tempo, l'onere, poco onore per fare quello che ha fatto. Quindi direi che io in questo momento ho un sentimento di gratitudine come Regione Campania, perché io sono il delegato non di un partito, io sono il delegato del presidente della Regione Campania, in questo momento io rappresento Enzo De Luca e la Regione Campania a questi 24 sindaci è grata e la Regione Campania è grata al Presidente della provincia di Benevento, è grata al Sindaco Clemente Mastella per quello che ha fatto in tutti gli anni della sua straordinaria carriera politica. Lo ricordava prima Gino, la peculiare, e credetemi che Enzo De Luca è un uomo con una grande determinazione in quello che fa, però ha una grandissima attenzione alla provincia di Benevento perché ha una grandissima attenzione anche nei confronti di Clemente Mastella. E questo lo posso testimoniare, senza alcun dubbio. 30 comuni hanno realizzato questa sono parte di questo accordo deliberato oggi dalla Giunta regionale della Campania. Si chiama Sannio Smart Land, il titolo del progetto, Identità, territorio ed un futuro da riabitare, quindi il tema della dispersione, il tema del...
che sono questo elemento, attrarre nuove residenze, riutilizzo del patrimonio immobiliare urbano, non trascurare la qualità dei servizi, partire dalla riorganizzazione della mobilità interna e esterna dell'area. Poi ovviamente tutto quel sottofondo di elementi che ci ha rappresentato Gino Abbate, il consigliere Abbate, è perfettamente vero. Ma è anche vero che la Regione Campania, quando ha fatto questo lavoro sul recovery, e io vi dirò poi una cosa specifica su questo argomento, quando ha fatto questo lavoro ha preso una serie di progetti cantierabili, li ha collocati all'interno di quello che il Presidente della Provincia ha chiamato il libro dei sogni, li ha collocati lì perché sapeva, in qualche modo sa, che quella proposta era una proposta politica che era sganciata da quel ragionamento amministrativo, realizzativo, operativo di cui parlava il Presidente della Provincia. Ma non perché sennò contraddirei me stesso parlando prima di cantierabilità. Ha preso i progetti cantierabili, sapeva che quella era una sfida che lanciava al governo, ma non per dire che quelli erano i progetti che bisognava realizzare, per dire noi ci siamo, per dire non ci togliete, come avete sempre fatto, le risorse in funzione di criteri che ci penalizzano. Punto. Questo significava. Poi il Severino Nappi ha preso la palla al balzo e ha fatto la dichiarazione sulla stampa: il Covid free per il turismo non è quello che ci porta. Non ci sta un euro sul turismo. Ma nel frattempo però Enzo De Luca, mentre non c'è un euro sul turismo, ha sostenuto fortemente un'idea di piano del turismo che dopo 5-6 anni dalla legge del 2014 in cui non è accaduto nulla, ha sostenuto l'idea di un piano del turismo mettendoci sopra 50 milioni di euro, 40, siamo riusciti a convincerlo che ne occorrevano di più, 50 milioni di euro, prevedendo per la prossima programmazione 2021-2027 un cospicuo elemento di attenzione. Attenzione, sul tema del turismo in Regione Campania non c'è nulla. Non voglio buttare la croce addosso a nessuno, in particolar modo il mio predecessore dell'area di Cilentana, ma dico, non c'è nulla, è stato spogliato di tutto. La mobilità turistica, lo dicevo a Gino, noi non abbiamo le risorse della mobilità turistica, vengono gestite in maniera centralizzata le risorse della mobilità turistica. Noi adesso rivendichiamo queste risorse, ma non le rivendichiamo perché vogliamo gestire danaro, per fare clientela, per fare consenso, qualcuno ha detto, il Presidente Girfatti lo ha detto molto bene. Vogliamo semplicemente che siano garantite quelle condizioni di salvaguardia dei territori a cui faceva riferimento Gino. E voglio dire una cosa, io sul mio piano del turismo, che ho mandato in consultazione, che ho fatto vedere prima al Presidente De Luca, il Presidente De Luca lo ha condiviso, e poi l'abbiamo mandato in consultazione sui 12 tavoli e abbiamo avuto più di 240 risposte, 240 risposte non dai privati ma dalle categorie produttive, questo piano io ho avuto le contumelie, e non dico di chi, di aree a turismo prevalente, soprattutto la penisola sorrentina, perché è un piano troppo sbilanciato a favore delle aree interne. E io ho cercato di spiegare, ma io lo sbilanciamento di questo piano a favore delle aree interne, dalla via Francigena all'enogastronomia, dalla sentieristica ai lavori sull'offerta di prodotto integrato relativo ai piccoli comuni, questa decisione che ho preso io derivava dal piano nazionale del turismo 2020, dalle indicazioni dell'Unione Europea e soprattutto da quello che diceva prima Gino. Se voi prendete il lavoro sul PNRR, nella parte relativa ai borghi, senza offesa per nessuno, sono i borghi delle aree interne, così è esplicato dalla guida Michelin, poi ovviamente ognuno ci mette quello che vuole, a parte Procida che ha un valore straordinario per tutta la Regione Campania, noi che facciamo parte della cabina di regia su Procida sappiamo benissimo che noi stiamo sposando non quel progetto, ma stiamo sposando una filosofia di progettualità pubblica che è una filosofia che alle aree interne servirà moltissimo. Perché qui, guardate, il vero problema dopo la pandemia è che è cambiata completamente la linea, l'orizzonte culturale nel quale si muove l'azione pubblica. Io ho detto agli operatori del settore turistico e alla ricettività turistica, molte di queste ricettività extraalberghiere, ho detto: signori cari, noi abbiamo fatto, appena siamo diventati assessori, perché io dico sono diventato assessore con tutti coloro che con me realizzano questo progetto, appena siamo diventati assessori al turismo e alla semplificazione della Regione Campania, una sfida impossibile, quasi siamo andati assessori, noi abbiamo portato una progettualità specifica che raccontava una storia
che è una lunghissima, amatissima storia dell'interno della regione Campania, che io ben conosco, pur essendo nato e vissuto a Napoli, però i miei legami con la terra sannita sono legati a mio nonno, a Telese Terra, allora si chiamava Telese, Castelvene, ci sta qui gli amici di Cerreto Sannita, di Pietraroia, San Salvatore, aree che conosco benissimo. Quella storia noi l'abbiamo tradotta in dei racconti che si sono contenuti nel nostro piano. Questi sono dei racconti che hanno veramente trovato il consenso, soprattutto di chi? Di un soggetto che non mi sarei neanche aspettato, dell'ANCI. Il presidente dell'ANCI ha preso una posizione a favore delle aree interne. E quando questi signori si rammaricano, io dico conto a questi signori. Il dato impressionante, non dico a quale comune mi riferisco, delle aree costiere campane, che adesso vuole rientrare nella progettualità di Procida, che dichiara zero ricettività turistica extraalberghiera. E vi sono le prove che questo non è vero. Allora, qui bisogna capirsi, se questo cambio di orizzonte culturale esiste, questo cambio di orizzonte culturale premia, non la diseconomia, premia coloro i quali hanno subito, sono state vittime della diseconomia e di quella ripresa diseguale di cui parlava prima Gino, che in questo momento hanno un vantaggio rispetto agli altri, hanno un vantaggio che quella diseguaglianza in questo momento è un vantaggio competitivo, e sottolineo competitivo. Noi l'abbiamo questa opportunità. La strategia che nasce con l'accordo di programma quadro aree interne e tamaroti terne è una grande opportunità, è una grande linea di indirizzo, è una grande indicazione di rotta da seguire. È un'indicazione straordinaria da seguire, perché le vere risorse del PNRR saranno, lo ha detto il ministro Garavaglia quando è venuto a Napoli, ha incontrato il presidente De Luca e me, ha detto al presidente De Luca: concentratevi molto sui borghi. Ovviamente questo tema è un tema che è caro a noi, e noi soli possiamo dare delle risposte. Quindi la preoccupazione di Gino è fondatissima, ma noi siamo coloro i quali realizzano le cose. La provincia di Benevento ha già realizzato le cose, il comune di Benevento ha già realizzato delle cose. Le ha già realizzate talmente tanto che nella programmazione culturale turistica della regione Campania il comune di Benevento ha una sua centralità, ha un suo riconoscimento che è dovuto sia al prestigio del suo sindaco, sia alla capacità di coloro che gli stanno intorno di lavorare bene e di realizzare obiettivi. E io non sono pessimista su questo, sono pessimista sul fatto che questa situazione non ci renda noi stessi consapevoli e soprattutto coesi e uniti. Questo è il tema che mi fa preoccupare. Questa indicazione che abbiamo oggi dall'incontro di oggi ci dà invece esattamente questa indicazione, che siamo coesi e uniti. 24 sindaci ci stanno in questa. Poi ci stanno due presidenti di due organismi sovracomunali. Cioè ci sta una situazione che in questo momento è una situazione che non si sarebbe determinata, lo dico forse con rischio di sbagliare, non si sarebbe determinata nel 2018-2019, si determina adesso. E adesso dobbiamo dare delle prove di questa capacità che noi abbiamo conservato, perché quelli che come me e come Clemente Mastella, che hanno avuto dei momenti di grande sofferenza personale e politica, in quei momenti di sofferenza personale e politica non hanno sviluppato, perché questo ci riguarda entrambi, lo voglio dichiarare con fierezza, non riguarda tanto quello che siamo stati capaci di fare e gli errori che abbiamo commesso, ma la nostra capacità di rinascere da ciò che non avevamo per realizzare con gli altri qualcosa che abbiamo. Grazie. Ringraziamo l'assessore al turismo Felice Casucci. Diamo la parola a Clemente Mastella, che è il sindaco del comune di Capoluogo, che dà forza a questo sistema. Poi dopo le conclusioni troveremo un momento veloce di sintesi per salutarci e poi degustare qualche prodotto tipico, visto che la direttrice di sviluppo è enogastronomia, lo possiamo verificare proprio dal vivo. Clemente. Quindi credo che siate probabilmente più tentati dal dopo che quante siano le mie parole, quindi come tale sarò abbastanza frustrante con me stesso, senza però dare qualche piccola spiegazione, qualche elemento diciamo di gratificazione a ognuno di noi. Tutti hanno sottolineato che questa è una bella giornata davvero, bisogna ringraziare Nino, perché siamo qua più nel ruolo che ci riguarda come neutralità rispetto agli atti politici, ma con occhio riguardo rispetto ai nostri concittadini che amministriamo. Perché se ha senso, e questo ipoteca anche il futuro, la possibilità di utilizzare le risorse che ci sono, questo può avvenire soltanto se noi neutralizziamo e mettiamo da parte barriere ideologiche, momenti di disappunto, elementi che, come dire, ideologie particolari di cui non c'è più oggi assolutamente bisogno e nessuna necessità. Noi siamo una provincia piccola, bisogna riconoscerlo.
quando l'elenco che Gino faceva dettagliando le spiegazioni o magari riferimenti a fatti o investimenti in altre aree, se pensate che la costiera sorrentina è il doppio, il triplo di quella della provincia di Benevento, cioè non dobbiamo sottigliare, né dobbiamo, come dire, stabilire una condizione per la quale c'è questa forma di assillo, di melanconia nostra per la quale riteniamo che tutto il mondo ci cada addosso e gli altri ce l'hanno con noi. Noi dobbiamo soltanto utilizzare al meglio le risorse che arrivano, questa è l'unica possibilità, è l'unica capacità. Cioè ritenere viceversa che, come dire, gli altri ce l'hanno con noi, ognuno richiede spazi evidentemente. Napoli, io ho sempre detto che era scattata una doppia centralità, quella di Napoli perché esiste di per sé, ontologicamente, per la misura, e come vedete anche rattriste il fatto che nella scelta del sindaco di Napoli nessuno vuol fare il sindaco perché ha 5 miliardi di debiti, cioè per dire qual è, diciamo, la oggettiva difficoltà che insiste e persiste nella navigazione napoletana. Poi c'è la doppia centralità, quella rappresentata dal fatto che il presidente è di Salerno, però all'interno di questo, oggettivamente, giocando un po' politicamente, ma soprattutto per le necessità che vengono definite dal ruolo e dal fatto, come ha ricordato da ultimo anche Felice, dei borghi. Però, amici miei, i borghi, bisogna essere tra di noi abbastanza predisposti e riguardosi nei confronti di quello che si deve fare. Tutto quello che Gino ha dettagliato, in realtà non so quanto di questo sarà finanziato, perché il recovery, voglio dire anche a Gino e a tutti quanti gli altri, è stato fatto in una modalità, e non è soltanto una modalità tecnica perché c'è Draghi, il Parlamento non sapeva un cacchio, come non sapeva il sindaco di Melizzano, il sindaco di Benevento, cioè c'è stata una spoliazione di quello che è la materia del controllo, della proposta. Nessuno ha chiesto a me che cosa avessi bisogno, nessuno ha chiesto neppure al sindaco di Milano di quello che bisognava fare all'interno del recovery. Si è portato, e difatti la originalità non è stata granché, tra la proposta del recovery di Conte e quella di Draghi è quasi uguale, non c'è nulla di differenza né sostanziale né di natura marginale. Qual è però la cosa sulla quale bisogna insistere evidentemente con noi stessi? Questa però è l'unica grande forza, il destino che noi dobbiamo costruirci. E come fecero i nostri padri, i nostri nonni dopo la guerra, la stessa cosa capita a noi oggi. Però quelli avevano tensione, idealità, speranza, avevano sofferto. Noi oggi anche abbiamo sofferto in parte, perché il Recovery Fund ha determinato l'insorgenza di questi aspetti, diciamo, settari di una sanità che ci ha sconvolto per un disequilibrio, anche determinato diseguaglianze di natura sociale, appesantendo le aree dove c'era maggiore fragilità sul piano sociale, il Mezzogiorno d'Italia. Tant'è vero che la prima battaglia condotta, ma non andata fino in fondo, è che noi l'Italia per la prima volta sogna un destino diverso, per la semplice ragione che questa Europa molto avara con l'Italia stessa, intanto dà di più all'Italia per il Mezzogiorno. Non ci fosse stato il Mezzogiorno, i soldi sarebbero stati meno di quanto ne recuperava la Polonia, la recuperava la Spagna, però alla fine cosa è verificato? Che il 60% deve andare come spesa al Mezzogiorno, in realtà è finito al solito nel nord dell'Italia. Per quale ragione? Perché si dice qua va richiamata la nostra responsabilità e con una forma di insorgenza sul piano anche culturale da parte nostra, i meridionali non sono in grado di spendere. Tanto è vero che, come avete visto, ci saranno, a me credo verranno attribuiti 600 persone, è stato fatto un bando di concorso per quanto riguarda la pubblica amministrazione, cioè per mandare un pacchetto di missia nelle varie realtà locali per dare una mano, il che è giusto. Però sapete voi, colleghi, cari sindaci, qual è la tristezza? Cioè il mio comune, che era 400 diciamo, persone che guidavano le vicende del mio comune, in realtà siamo arrivati a meno di 300. Nei vostri paesi, anche qualcuno qua, da San Lorenzello Alto, che mi chiede, io mando dove posso, da vigili urbani o quanto altro, depoperando anche la mia realtà, per dare una mano, perché viceversa non c'è riuscito a fare, perché siamo dissanguati da questo punto di vista. Peraltro la legge, la sentenza della Corte Costituzionale crea problemi enormi e drammatici a tanti, non solo voi ma anche a Benevento, non soltanto a Benevento ma anche a Napoli, a Torino, la stessa Milano, per dire di qual è l'elemento che gravita purtroppo sulla ottusità anche del Parlamento e del Governo a dare una mano seria rispetto a quello che è l'impianto, alla costruzione della realtà comunale, che è quella più vicina ai bisogni delle persone. Io ho fatto tanta esperienza nella mia vita, ho fatto anche il sindaco, però devo dirvi che l'esperienza più affascinante ma più drammatica è quella del sindaco come tale,
però non viene riconosciuta. Ho detto ieri mattina alla 7 che non viene riconosciuta anche dai parlamentari per la semplice ragione che soprattutto quando si arriva sotto l'insorgenza delle elezioni hanno paura che i sindaci siano candidati e li fottano. Questo è il motivo per il quale il Parlamento è avaro rispetto alla decisione da prendere a favore delle realtà di natura comunale. Ora però siamo a recovery. Voglio dire sulla ferrovia, non è così, ci ho chiesto, cioè non esiste, cioè tanto è vero che non sarebbero destinati, io l'altro giorno mi ho fatto vedere il plastico, 25 milioni di investimento per la sola sede della stazione centrale di Benevento a parte le ferrovie dello Stato, non di natura privata, no, domani privatamente darò l'accoglienza alle 9:30 a Benevento ai miei amici di Italo perché passa Italo per Benevento e come dire, eviteremo la lungaggine, fermarci a Roma e proseguendo invece da Benevento fino a Milano o a Torino con Italo. Qui sarà fisso, poi andremo avanti e si vedrà quello che capiterà anche successivamente. Il recovery ha una mission particolare, anzi sei mission erano quelle che c'erano nel recovery. La digitalizzazione. Allora qual è la cosa che, come dire, anche valutando alcuni aspetti che ho visto di una forma di grammatica diversa dal punto di vista anche urbanistico, il recovery ha determinato una condizione particolare, cioè il recovery, determina il recovery per il dopo se lo gestiamo, la vicenda del lockdown. Secondo Boeri, che è un architetto molto bravo, però fantasioso, il dato in cui vive una comunità è la cosiddetta comunità del 15 minuti di distanza. Cioè devi realizzare condizioni diverse, non più il rapporto centro e periferia, ma tutto è centro e tutto è periferia, perché essendo popolazioni molto anziane per quanto ci riguarda, tu che cosa hai avuto oggi e perché non sono fallite le farmacie, i generi alimentari sono rivitalizzati? Perché nessuno prende più l'autobus avendo paura di andare all'interno e voleva andare vicino nelle case, nei dintorni dove stava e abitava. La gente che è la maggior parte, gli anziani sono la maggior parte della popolazione che esiste un po' dovunque. Però ci sono state anche alcuni altri che dal nord sono venuti al sud, un po' per lo smart working, un po' perché alcuni hanno detto meglio ritornare da dove sono originario, perché c'è meno sentenziosità da parte del contagio di quanto non avvenga a Milano. Però, in prospettiva, se i borghi non sono digitalizzati, se i borghi non hanno le caratteristiche, diciamo, le stesse che tu ritrovi nella qualità dei servizi a Roma, a Milano, altrove, uno perché deve venire qua da noi? Perché si deve stabilire qua? Non viene per la semplice ragione che il cavallo non beve, come si dice in economia. Cioè, se non dai le condizioni, il cavallo non beve. Noi dobbiamo, e questo è di qua l'iniziativa molto saggia da parte di Nino, da parte di tutti quanti voi che aderite, io voglio essere uno dei tanti, voglio dire, vi spiegherò anche le ragioni, non certamente il primus di questo esercizio, diciamo, anche nuovo, in cui mi ha fatto piacere che Sidney Melizzano e altri si sono avventurati nel dire dobbiamo costruire un disegno, un'ipoteca nuova di quello che riguarda il futuro, e quello che vi ha ricordato il Presidente della Provincia, con qualcosa che oggi fa anche la nostra storia, cioè o noi lasciamo oggi un'impronta, tutti quanti noi, o viceversa anche noi è il fallimento totale, perché non passa un altro treno a questo punto di vista, non ci sarà, perché il massimo sforzo che è stato fatto, i 220 miliardi per l'Italia, non ci sarà mai più successivamente, perché è una risorsa, diciamo, incontenibile per molti aspetti. Allora dobbiamo operare noi, utilizzando al massimo e al meglio le cose che dobbiamo produrre, la rivoluzione verde, tocca a noi, avete parlato di gastronomia, cioè, è uno dei compiti, una delle mission che affida i responsabili dai recovery fund rispetto alle realtà come le nostre. Così l'inclusione di cui si parla, l'inclusione sociale, parla di evitare la dispersione scolastica, parla di un reddito universale su piaggiare, ma parla anche, stranamente, anche del recupero delle aree interne. È stabilito all'interno di questa mission particolare. È ovvio però che se noi continuiamo a fare, come dire, per cui a Ponte il mio amico Marco decide che occorre la fontana, poi a Tocco Caudio il fontanino, non usciamo. Cioè noi dovremmo dimostrare di qua, decidete come, io voglio essere uno dei tanti a dare una mano, a dare suggerimenti, indicazioni in virtù dell'esperienza, delle relazioni umane che ho, a sollecitare, a sostanziare quello che dobbiamo fare. Non tocca più, non ce la facciamo più da soli, o siamo arcipelago da soli, nessun paese si salva per quanto ci riguarda. E noi abbiamo anche una grande sofferenza di questo spopolamento demografico, che è italiano per molti aspetti. Noi siamo il paese che dopo il Giappone è quello più vecchio al mondo, però anche riguardo uno spopolamento drammatico delle nostre zone. Ogni anno perdiamo un paese in provincia di Benevento. Allora dobbiamo fermare tutto questo, tentare di fermare, bloccando nel modo migliore e utilizzando queste risorse che ci sono. È inutile, diciamo,
far cose che sembrano faraoniche, dopodiché fermano là. Vedo tanti di noi che fanno le piscine, poi dopodiché dopo un anno si chiudono le piscine, perché non ci sono le possibilità della funzionalità delle piscine o quanto ha. Mentre sfruttare invece, che so, da Cusano o altro, o come dire, oggettivamente esistono risorse, da Telese, cioè in tutti quanti i nostri paesi, le nostre comunità, se si fa, come si dice, rete e sistema, la mia opinione è che noi questa rivoluzione verde riusciamo a portarla avanti. Peraltro da noi c'è una caratteristica singolare che si è realizzata negli anni, di cui è stato protagonista il Presidente del Benevento. Caratteristica è la forma di contrapposizione che sta scattando tra il Ministro dell'Innovazione Tecnologica e il Ministro dei Beni Culturali. Entrambi hanno ragione e abbiano torto, perché è ovvio che se tu vuoi realizzare condizioni per i quali l'energia pulita arriva soltanto dalle paleoliche, che stanno, non fanno comodo, dispiacciono per l'effetto estetico, ma questo è, se vogliamo evitare la benzina o quanto altro, che in maniera capricciante certamente scongiuri i sogni felici delle giovani generazioni. Dall'altro lato però, se tu poi demordi dal fatto che non ti attrezzi in modo particolare per evitare che ci siano o sperperi o magari frantumazioni del contesto ecologico, è anche una cosa estremamente negativa. Però neppure, diciamo la verità, noi sindaci lo sappiamo, neppure possiamo assistere a volte a questa logica non stringente che è giusta, ma questa logica soffocatoria per noi per quanto riguarda i beni culturali. Cioè ogni pietra, anche mi raccontava il sindaco di Tocco l'altro giorno venendo da me a pigliare un caffè, che anche una piccola pietra può sembrare che appartenga all'archeologia. Questo lo possono dire a Cusano o a Pietraroi, ma certamente un po' meno a Ceppaloni o magari a Tocco Caudio. Però purtroppo è stato così da questo punto di vista. Qual è la cosa sulla quale bisogna stare molto attenti? Innanzitutto sul piano generale, come vedete, c'è un problema di cui Draghi si sta facendo carico. Non fosse stato per la seduzione che Draghi esercita in virtù del suo passato in Europa, noi già avremmo avuto notevoli problemi. E tenete conto che noi siamo in ritardo in Europa rispetto agli altri paesi. Siamo stati tra gli ultimi a presentare il piano generale di quello che c'era, quindi è stato presentato. Però o si fanno due riforme sostanziali che chiede l'Europa, la giustizia e la riforma orizzontale che riguarda la pubblica amministrazione. Diciamo la verità, noi soffochiamo nella burocratizzazione, non si riesce a fare un passo avanti per quanto riguarda la burocratizzazione. Ora c'è stata questa discussione per quanto riguarda le gare d'appalto, più bassa remunerabilità, non lo so qual è, ma bisogna evitare e velocizzare l'intervento, perché tu non puoi partire un sindaco che parte e arriva dopo 5 anni, 10 anni, dopodiché ti affoghi, se vince la prima che arriva e l'altro fa il ricorso, e poi al TAR, così sta, dopodiché arriva la giustizia penale, poi, certamente non usciamo più, così l'Italia non esce. E queste sono riforme obbligatorie che se non fa il governo entro fine anno, l'Europa non ci dà i soldi, altro giri che discutere della ferrovia, non vengono dati. Perché noi perdiamo, deve sapere, io ho fatto il ministro della giustizia, nella sola giustizia civile, noi se riusciamo a fare una riforma seria, che anziché queste lungaggini di anni e anni e anni che non portano le grandi aziende europee o di quelle extra europee a venire investite da noi, noi perdiamo nel PIL il 3,5%, significa 60-70 miliardi ogni anno. Cioè questo è di euro, cioè di 60 miliardi di euro. Cioè una cosa incredibile. Purtroppo è così. Dall'altro invece dobbiamo costruire in maniera intelligente le cose da fare. Facendo attenzione a un dato e termino qua. Una parte è quella del recovery, che riguarda le cose che anche la regione tratta col governo e il governo tratta con l'Europa. E l'altra invece che tocca a noi, ma se siamo assieme combinati come siamo oggi, allargando anche gli altri a chi ci vuole stare, noi dobbiamo trattare con la regione. Questo sì è il discorso da fare. Perché sono cose, interventi che può fare la regione. Perché la regione non è che ha caducato le sue responsabilità o le sue capacità di interventi, anzi ce l'ha in maniera notevole. Come fare? Noi siamo qua a Faicchio. Voi sapete che la Benevento Caenello si ferma a San Salvatore? Si ferma a San Salvatore. Allora si dice, giustamente, nel recovery non vengono finanziate le infrastrutture di un certo tipo e quindi questa non è finanziabile. Io ho spiegato, e questa deve essere la battaglia nostra a partire di qua. Bene, noi non chiediamo questo al recovery, ma possiamo chiedere alla Regione di intervenire e di mettere, come ha fatto, ascoltando i suggerimenti anche di chi vi parla, per quanto riguarda la Cancello Benevento. Una stronzata quella per la quale Benevento Cancello è affidata alla Ferrovie dello Stato, ex RFI, non esiste. Che le ferrovie che cosa ha detto? Fino a quando Benevento Cancello non arriva all'istante di quelli del RFI, noi non ce la pigliamo. Per cui hanno detto alla Regione, sganciate 120 milioni, e loro sganciano 120 milioni. Giustamente Luca mi ha detto,
ma se devo sganciare questi soldi, perché poi li devo regalare alle ferrovie? Successivamente, attento. Le ferrovie come hanno risposto a me quando ho incontrato l'altro giorno? È vero, De Luca dice questo e ha anche ragione, come dici tu Gennaro, però la funzione della regione o delle FCE non è in grado di mantenere al meglio come fanno le ferrovie, questa è la verità. Allora la stessa cosa dovrebbe chiedere, vedere come fare, chi ci finanzia, se nel nuovo piano, come ho chiesto, che la regione può produrre all'ANAS che fa il nuovo piano, per quanto riguarda dove fa la battaglia per la Faicchio, dal raddoppio al Faicchio che arriva fino a Caianello, perché che noi arriviamo fino a San Salvatore onestamente non serve. La stessa cosa vale per gli amici della Valle Caudina, in parte stanno qua alcuni di loro. Io ho richiesto di ripristinare il vecchio progetto che c'era per quanto riguarda Caserta Sud Benevento, chiedendo anche, devo dire la verità, che partisse da Caserta Sud non fregava nulla, l'importante è che si muovano, perché purtroppo si era partiti con doppia carreggiata, si è ridotta ad una, perché anche là l'archeologia, passaggio Sant'Aga di Cotte, ha bloccato tutto completamente. Ho chiesto soltanto di non fare riunioni con i sindaci, perché se ogni sindaco richiede che esci al suo paese, vediamo com'è, dopodiché ci applichiamo a vedere come fare e come non riuscire a fare, perché altrimenti siamo fermi. Allora, utilizziamo al meglio. Già queste cose, ha detto anche Felice, della risposta che la regione dà a fronte di richieste che prima non c'erano e che impermanosivano tanti di noi, guardavamo in maniera strabica quello che accadeva nelle aree metropolitane, meno che da noi. Certo, l'incidenza nostra è sempre limitata, diciamo la verità, inutile che insomma facciamo cose, però diciamo, la politica ha il privilegio di superare anche difficoltà. In questo caso dobbiamo utilizzare la politica in modo intelligente. Se però spingiamo tutti assieme e anziché invece dividerci su cose che sono stravaganti e non servono, secondo me noi riusciamo a vincere anche questo tipo di battaglia, perché c'è, come è capitato rispetto al Benevento, che c'era attenzione da parte di napoletani o simpatia, la stessa cosa anche rispetto al Benevento come tale, tutti quanti noi, meno di vedere la sua Avellino, c'è meno attenzione, però quelli sono un po' più furbi e poi quando arrivi il momento riescono a stare assieme. Noi dobbiamo avere la stessa cosa, la stessa furbizia ulissiaca di essere e mettere assieme, riuscire. Non parlavo di te, Rino Genovese, non perché lui è avellinese, nostro amico. Quindi questo è quello che dobbiamo realizzare. Allora, ci sia in permanenza questa cabina, questo tavolo, vedete come determinarle e come farlo, e discutere per vedere come fare, andare a trattare a livello regionale per dire come si fa, come si realizza questo. Perché che cosa è rimasta a noi negli ultimi tempi? Ho visto anche quello che ha scritto per Benevento il Censis, per quando mi riguardava, avendo chiesto a Derita di fare un'ipotesi di sviluppo della città. Noi abbiamo conservato in queste aree, per il fatto di essere fuori dalla mobilità, grandi, ci siamo un po' salvaguardati, come il reperto archeologico di Pietrarone che viene conservato. Però alla fine, se poi non viene messa in mostra, se una strada d'accesso non ci sta, e siamo in questa stessa condizione. Allora, sia l'alta velocità, tenete conto che alta capacità non si chiama, tenete conto che a pieno regime avrà, con l'innesto anche che ho chiesto, e quindi già inizio ad ora, di amici di Italo, noi avremo quasi un treno ogni ora e mezzo che va e passa per Benevento per andare fino a Roma, impiegando 1:35 per Roma e 40-45 minuti per Napoli. Cosa che, come dire, diventa oggettivamente una cosa notevole. Se pensate che ad oggi un treno da Napoli che venga a Benevento la domenica, parliamo di turismo, non ci sta, mi spiegate chi è che avviene, chi viene i giorni feriali a fare il turismo a Benevento, o viene la domenica non ci sono treni. Questa è una cosa inaccettabile, non so, quindi su questo dobbiamo lavorare, perché ci sono le condizioni oggi perché Benevento recuperi, qua anche da parte nostra, occorre fare delle cose, lo dico al Presidente della Provincia, abbiamo immaginato, Benevento diciamo, è provincia, così come Pietrarone e altro, ha ad esempio un capitale enorme per quanto riguarda l'archeologia egizia. Noi siamo dopo Torino il secondo museo, ma nessuno lo sa, non si conosce. Quindi occorre creare una condizione. Chi conosce che sta a Benevento Ciruzzo? Nessuno lo sa. È incredibile, cioè una cosa che ha un'esposizione, l'Hortus Conclusus, pochissimi lo sanno che è uno dei giardini più interessanti dal punto di vista di quello che si è realizzato dal punto di vista architettonico, dal punto di vista scultorio che ha realizzato Mimmo Paladino. Allora dobbiamo fare in questo, creare delle cose abbastanza, diciamo, che si inconsiderano tra di loro. Sapete che mi ha chiesto sempre le ferrovie l'altro giorno da me? Noi passeremo, mi hanno spiegato loro, facendo questo dettaglio, da 600.000 passeggeri che sono ogni anno, che passano per Benevento o partono da Benevento, a 1.200.000.
Sapete che mi hanno chiesto? Che la vogliono mettere 100 come dire, stalliere, come si chiama, per quanto riguarda le bici. E ho detto, ma come? Sì, perché chi ad esempio viene e sta e fa un turismo mentale la domenica, arriva, si piglia la bici là vicino alla stazione e va. Mi hanno chiesto ad esempio, abbiamo notato che voi avete questa forma di come dire, la provincia, il comune di Benevento, arrivano fino a Pantano. Voi dovete arrivare da Pantano fino alla stazione. Io ho detto, benissimo, per dire qual è il dato. Dopodiché, che partono e arrivano a Ponte, si fermano a bere il vino a Ponte, come capitava un tempo, vengono da altre parti. Questo è quello che però tocca a noi. Allora, anziché fare interventi che siano mirati al singolo, come fatto in natura avara, vediamo che cosa fare. Cioè, la valle, il Tamaro decide in un modo, la valle Caudine in altro. Cioè, vediamo come realizzare condizioni appetibili per tutti, perché alla fine se c'è questa forma di sviluppo, vale per tutti, altrimenti siamo fregati. Perché non utilizziamo questa chimica vitale che ci viene dagli investimenti che ora sono producibili, successivamente no. Perché se invece ci fermiamo a calendarizzare o cose sognanti, fantastiche, utopiche, non hanno alcun senso, o al tempo stesso magari frazioniamo la spinta degli interventi, certamente questo non incide nella realtà che ci attraversa e ci caratterizza. Invece questo, se assieme ci disponiamo, in dialogo tra di noi, tanto non c'è nessun motivo di avere problemi o difficoltà, come è capitato questa sera, e devo dire vi ringrazio molto perché alla fine della mia vicenda politica sono all'ultimo meglio sia della vita umana che sia di quella politica, quindi io mi auguro che ci sia questa soddisfazione da parte mia di vedere che tutti assieme trainiamo e guidiamo questo carro che dobbiamo portare avanti, e oggi per fortuna il carro può essere tirato con meno sforzo, però purché ognuno di noi produce il piccolo sforzo da parte di chi insomma ha la capacità di poter fruire di questa condizione particolare. Allora sei come classe dirigente tutta, peraltro l'invito stasera a tutti, a chi c'è e a chi non c'è, quindi non c'è una forma di restrizione o di logoramento tra uno rispetto agli altri, assolutamente no. Se questo noi facciamo, vedete che le risorse che ci sono, perché ci sono risorse, voi sapete quanto spende, riesce a spendere anche la Campania, ma non solo la Campania, anche il 5% di risorse europee, il 5%. Cioè il rischio è che questo recovery, noi rischiamo di spendere il 5 o il 10%, questo è il limite vero. E dobbiamo avere la capacità di produrre. Allora voglio dire, io non so se ad esempio i 2.400 ragazzi o questi giovani che saranno scelti con criteri diciamo legati alla digitalizzazione, a capacità diciamo innovative eccetera, è ovvio che come comune di Benevento, e questo lo voglio dire perché non so se capiterà ad ogni comune, magari sarà il capoluogo che non li ha, sono a disposizione anche vostra, perché non sono i miei. Perché io sono partecipe di un disegno, perché se Benevento vive, vivete anche voi. Se voi vivete, vive anche Benevento. Cioè dobbiamo trovare questa condizione di sviluppo comprensivo tra di noi che ci porti, diciamo, a immaginare un percorso che sia più fluido per quanto riguarda le generazioni che arrivano successivamente. E questo possiamo farlo. Possiamo farlo, diciamo, per quanto ci riguarda lavoriamo in sintonia con il Presidente della Provincia, con il Consiglio regionale, con l'assessore. Abbiamo un riferimento oggi là. Ad esempio io ho detto anche all'assessore prima, vedo anche di buon occhio che se si vada a discutere pure con De Luca per dire è possibile questa, la storia della strada, questa cosa, perché non può restare a mezz'aria, cioè non, è una cosa che non, cioè togli da un'altra parte, ma vedi darci qualcosa a questo punto, o mettiamolo all'interno del piano ANAS, perché questo si può fare, mi hanno detto gli amici dell'ANAS, e si può realizzare questa condizione particolare per quanto ci riguarda. Perché poi alla fine chiunque abbia visto anche il Giro d'Italia ha notato, e ho visto anche dei giornali, di come queste nostre realtà, se sono guardate con, diciamo, con attenzione, fa piacere anche visitarle. Ma se fai fatica arrivi a Benevento, oppure la domenica non puoi neppure andare, perché cioè, francamente diciamo, uno va da qualche altra parte. E invece dobbiamo creare queste condizioni di sinergia sul piano generale. So con l'assessore che anche c'è un impegno per quanto riguarda la vocazione diciamo, della vinicola, di fare qualcosa anche dal punto di vista di questo turismo che si lega alla nostra realtà, di un turismo di natura rurale. Però occorre anche che stiamo attenti, cioè alla verità, perché quando abbiamo fatto e costruito dalle parti nostre Band Frankfest che sono una schifezza, cioè alla verità, altrove invece sono più suggestivi di interesse, dopo che siete stati un giorno o due, francamente magari la volta prossima non ci tornate più, questo dipende anche da noi, controllo, cioè di fare le cose con grande serietà, quindi per quanto mi riguarda stasera ritengo sia bellissima, oramai quasi serata. Ringrazio tutti quanti voi, i colleghi che hanno partecipato. Ritengo che da Nino, dagli altri, si possa creare tra di voi una forma di
commissione, diciamo, di capacità valutative, di vedere che fare, suggerita ad indicazione, diede la mia responsabilità, sono partecipe con voi, vediamo che cosa fare, perché solo se assieme, insomma, ci costruiamo questo nostro futuro dipende soltanto da noi. Se aspettiamo invece, Gino, voglio dirlo, se noi contrastiamo la regione siamo talmente impotenti che non ci riusciamo. Cioè ormai già l'hanno fatto eventualmente, quindi o si faceva prima il casino, oppure, ma prima manca il casino, perché sapevo quello che accadeva. Quindi, no. Oggi prendersela con qualcuno, questo è, cioè il dato ontologico è questo, dobbiamo soltanto costruire al meglio, perché ripeto, le condizioni per avere qualcosa in più oggi ci sono, oggettivamente ci sono, quindi dobbiamo soltanto non sperdere un patrimonio che stiamo costruendo con fatica e con interesse. Avendo anche una presenza dell'assessore all'interno della regione, beh, evidentemente una parola in più può essere messa, quindi diciamo, una possibilità, un'opportunità di discutere, di dialogare e di introitare qualcosa, questo può certamente accadere. Ognuno faccia la sua parte, come dice un vecchio detto, fai quel che devi e venga quel che avvenga. Secondo me l'avvenire sarà un po' diverso da quello che purtroppo ha terminato una serie di naufragi, anche esistenziali, nel periodo precedente. Buonasera a tutti. Benissimo. Solo un minuto, allora i sindaci e i delegati dopo la degustazione firmeranno l'intesa istituzionale. Consentitemi il ringraziamento ai 24 presenti, questa credo che è un bell'obiettivo che noi ci siamo posti e realizzati. Il ringraziamento a voi, c'è questa degustazione, quindi il momento per salutarci e ringraziarvi.